Buonasera, ben ritrovati a una nuova puntata di Ring. Oggi cominciamo da qui, dal Palazzo dei Cittadini, dal Comune di Trieste, perché faremo una lunga chiacchierata col sindaco Cosolini, pochi giorni dalla pubblicazione di questo sondaggio. Venite. Buonasera, ben trovato al Buonasera, sindaco benvenuto. Roberto Ci Cosolini. accomodiamo. Grazie, ci accomodiamo, grazie. Ecco qua. Allora, diciamo che la prima cosa da cui vorrei partire ovviamente è quella degli ultimi giorni. La fa felice, la premia o la disturba questo sondaggio? Ma guardi, in realtà i sondaggi e ad esempio anche le statistiche non mi deprimono quando sono più preoccupanti e non mi esaltano quando sono positive, perché credo che riflettano dati o umori o sensazioni che possono essere oggetto di cambiamenti nel bene e nel male molto rapidi nei tempi in cui stiamo vivendo, che sono tempi molto veloci da questo punto di vista. Li considero certamente delle indicazioni utili. Allora, ad esempio, questo sondaggio dice che con Roberto Di Piazza ci sarebbe una sfida, direi Aperta. aperta, oggettivamente aperta, perché poi sappiamo benissimo che essere un punto e mezzo avanti, un punto e mezzo indietro sostanzialmente vuol dire la parità. E dice anche una serie di altre cose interessanti. Per esempio, lei cosa ha segnato? Beh, ad esempio dice che 5 Stelle hanno un buon risultato tendenzialmente di tipo elettorale, non si traduce in questa fase in termini di consenso, sulla candidatura, perché probabilmente la candidatura non è una candidatura che sia ancora affermata e radicata, del resto mi pare che sia ancora discussa, però i 5 Stelle saranno dei concorrenti seri Con quel per il 25,5%. ballottaggio nella partita delle elezioni della prossima primavera. E poi dice che ci sono giudizi positivi su alcune iniziative che sono state sondate, su alcuni messaggi, su alcune azioni dell'amministrazione comunale, e contemporaneamente che dobbiamo fare di più perché queste siano conosciute. Le cito un esempio. Il 70% dei cittadini che è a conoscenza della cura dimagrante che abbiamo fatto nelle partecipate la condivide, e questo è un dato molto importante. Però a conoscere questa cura dimagrante è Sono appena il pochi, sì. 40%, no? Il che dice che ci sono degli ampi margini su questo, come su altre cose, per far conoscere le cose che abbiamo fatto e i risultati che abbiamo raggiunto in questi ultimi 5 mesi di amministrazione. Ci sarà molto lavoro di comunicazione da Cosa fare. che lei infatti aveva sottolineato al Molo Quarto quando fece vedere quelle slide dicendo per esempio in Trieste Trasporti, per esempio altre controllate, diciamo così, definiamole così, insomma lì abbiamo ridotto i costi. Senta però della reazione invece di Roberto Di Piazza che dice io sto fermo eppure sono lì. Beh, Cosa dice? Roberto Di Piazza è un personaggio indiscutibilmente estroso, è un personaggio efficace nella comunicazione, lui è contento di star lì. Io credo che lui stia lì anche perché lui ha fatto il sindaco per 10 anni e quindi ha avuto la possibilità in un lungo arco temporale, che comprende il secondo mandato, quello per il quale evidentemente io mi sto impegnando, di presentare un bilancio alla città, che sicuramente dopo 10 anni si presenta in termini più completi di quanto si possa Certo. fare in 5. Ha avuto 10 anni buoni dal punto di vista delle risorse a disposizione, degli spazi per fare opere pubbliche. Non voglio dire che ha avuto 10 anni facili, ma sicuramente molto più agevoli di quelli che ho avuto io. E ha avuto anche 4 anni e mezzo in cui noi abbiamo pensato a lavorare, ad affrontare le difficoltà e a costruire i risultati del nostro lavoro, più che mettere in discussione magari alcune cose che avevamo in qualche misura ereditato, che non erano particolarmente positive. Quindi lui gode da un lato anche di una posizione in questo momento di vantaggio, perché da 4 anni e mezzo non c'è stata nessuna occasione per discutere di Roberto Di Piazza. È chiaro che se si va in una campagna elettorale, no, ci si presenta con le proprie proposte, ma ci si sottopone anche al confronto. Da questo punto di vista, evidentemente, la partita è una partita in cui ci sono molte cose da dire. Sindaco, mi dice una cosa, ha mai immaginato di fare un dibattito con Roberto Di Piazza? Cioè, immagini i tempi contingentati, magari da par condicio, cioè, immagino
un volo pindarico più da ring, da giornalista, chiaro. Però che cosa vi differenzia? Lei ha sottolineato la sua capacità di comunicazione e lei come ribatterebbe? Ma io credo che, allora, Di Piazza è sicuramente un carattere diverso dal mio, questo è abbastanza intuitivo ed è abbastanza evidente. Credo che però quando si va a fare un dibattito, in particolare dibattiti a due in campagna elettorale, se vi sarà questo dibattito, ovvero se ci sarà questa sfida con Di Piazza, alla fine davanti alla gente, sia in una platea, in una sala pubblica, ossia davanti alla cinepresa, ci si deve inevitabilmente confrontare con i fatti e con i risultati. E quindi da lì evidentemente dovremmo partire tutti e due, e da lì credo di aver oggettivamente buoni argomenti su cui Ne hai partire. sempre detto di non temerlo, no? Quindi. Io lo rispetto, vede, perché credo che tutti gli avversari vadano rispettati e perché non può essere sottovalutato il fatto che Di Piazza ha lasciato un'immagine positiva di quegli anni, soprattutto dal punto di vista delle opere pubbliche, che ha avuto molti spazi, molte risorse e libertà dal patto di stabilità per poterle fare. Altro si potrebbe dire, evidentemente, delle prospettive di città che ha lasciato. Ha lasciato una città in cui non era stato portato a compimento un piano regolatore, ha lasciato una città in cui era stato messo nel cassetto un piano del commercio, ha lasciato una città con una governance incardinata alla guida del porto che non era proprio quella che in qualche misura possiamo registrare dall'arrivo di Zeno d'Agostino. Ha lasciato fondamentalmente risolto il problema del Porto Vecchio. Vede, credo che fondamentalmente tra i suoi meriti non vi possa essere quello di aver sconfitto un immobilismo che rappresentava una palla al piede per le opportunità di una città che nel frattempo stava entrando nella crisi economica, e poi noi l'abbiamo evidentemente incrociata in pieno la crisi economica. E credo che invece in questi anni le basi per uscire dall'immobilismo noi le abbiamo poste. Perché questo sondaggio misura Di Piazza? Cioè, ci sono altri candidati, mi ricordo Roberti in particolar modo e Sandra Savino che però non risulta candidata, diciamo, ma potrebbe essere candidabile, immagino, in questo scenario. Perché misura Di Piazza? Perché è più probabile, Ma perché lei vede un accordo, cioè li vede confluire. il sondaggio evidentemente ha preso in esame, e credo che il committente ha deciso di prendere in esame i candidati probabili, quelli di cui si parla, quelli che sono all'attenzione dell'opinione pubblica. Ce ne potrebbero essere altri, ma oggi come oggi non sono stati ancora annunciati, non sono stati commentati, non sono stati presentati. Finora si è parlato nell'ambito del centrodestra, evidentemente prevalentemente di queste tre possibilità, e quindi era giusto che il sondaggio si misurasse con queste possibilità. Anche al centro-sinistra ci sono altri nomi, però di questi non avrebbero speranze, diciamo almeno nei suoi Ma confronti, no? guardi, Giusto quello che mi hai dato voglio dire, sapere. questa è chiaramente una domanda alla quale personalmente, essendo parte in causa, non mi sento di rispondere. Ecco, io non è un mistero che ho dato la mia disponibilità a continuare, non è un mistero che la mia disponibilità a continuare è stata discussa nel Partito Democratico, è stata discussa in altri ambienti della coalizione. Penso di poter dire che si è registrato un convinto consenso per andare avanti in questa direzione, e tocca a me la responsabilità, evidentemente, di costruire una squadra per avere la fiducia degli elettori e quindi continuare con l'obiettivo di dare una svolta a questa città. Lo dico io, dai, allora comunque Mitja Jaluz e Francesco Russo sarebbero molto più indietro rispetto a lei, insomma, in questo sondaggio. Ma guardi, noi stiamo parlando di due persone che sono due persone estremamente, estremamente capaci, l'hanno dimostrato nei diversi ambiti, ma io credo che fondamentalmente, sa, l'elettorato di centro-sinistra, in particolare, sia un elettorato che, avendo visto 4 anni e mezzo, alla guida della città in un periodo, ripeto, molto difficile,
no, ha potuto misurare, diciamo così, i risultati, gli stati di avanzamento, gli obiettivi raggiunti. E conseguentemente è naturale che in questi casi si privilegi, no, la continuità, anche perché la continuità è la conseguenza della condivisione di un giudizio positivo che si dà, il che non è assolutamente una valutazione che vada a detrimento di questi o di altri che potrebbero essere degli ottimi, degli eccellenti amministratori pubblici. Senta, sindaco, ma la sorprende per esempio che in questo sondaggio non vi sia, almeno quello che ci ha dato sapere, una domanda sulla Ferriera, una reazione, un'opinione dei triestini interpellati sulla Ferriera? Ma guardi, ci sono stati sondaggi anche in passato, anche non lontano sulla Ferriera, che fanno registrare fondamentalmente tre dati. Il primo è che la Ferriera è un argomento che continua a dividere. Il secondo è che in un momento in cui prevale magari la fiducia per il piano industriale che viene annunciato, c'è una larga prevalenza di persone favorevoli al piano Arvedi, magari in un momento in cui prevale viceversa la preoccupazione per il fatto che non siano ancora risolti i problemi ambientali, prevale un altro tipo di atteggiamento. Io penso che la sfida che abbiamo davanti, e che francamente io mi prefiggo di vincere, è quella di superare la divisione della città sulla Ferriera. E le prossime settimane, da questo punto di vista, saranno decisive. Sono decisive perché sono le settimane nelle quali noi verifichiamo se attraverso una valutazione rigorosa dell'efficacia degli interventi che devono mettere la cokeria e l'altoforno in condizioni di contenere fortemente le emissioni e quindi di non inquinare più l'ambiente circostante, ci sono le condizioni per proseguire con l'area a caldo. Se queste condizioni ci sono bene e noi abbiamo inserito nel documento per l'AIA prescrizioni piuttosto rigide anche per questa fase di transizione, diciamo la fase intermedia in cui si va ad accertare l'efficacia finale degli interventi. Se queste condizioni non ci dovessero essere, AIA o non AIA, al tavolo istituzionale con Regione, Provincia, Comune e Arvedi abbiamo sempre detto che l'area a caldo continuerà se il problema ambientale sarà risolto, altrimenti bisognerà discutere e definire la programmazione della progressiva chiusura dell'area a Però caldo. la percezione è che questo orizzonte si sia spostato già a marzo-aprile, diciamo, no? Ma Non a dicembre come io si direi pensava in che un primo no, ma io momento. direi che i tempi devono essere piuttosto rapidi. A questo punto l'impianto di aspirazione della cokeria è stato montato, so che è in corso da qualche settimana il suo collaudo definitivo, da qui a qualche settimana sarà dato capire se ad esempio la cokeria ha ridotto le emissioni e quindi se il problema del benzopirene va definitivamente sotto controllo. Sappiamo che è iniziata una fase più, forse in questo momento addirittura più delicata, no? Che necessita di interventi sull'altoforno. Ebbene, sull'altoforno siamo stati molto chiari anche con l'ordinanza di riduzione della produzione. Fin tanto che quegli interventi non avranno dimostrato la loro efficacia, noi ci riserviamo la facoltà di poter contingentare e ridurre la produzione dell'altoforno. E queste misure sono misure vere, sono misure serie e sono gli strumenti che peraltro abbiamo a disposizione, perché poi alla fine si discute molto spesso di cosa dovrebbe o cosa non dovrebbe fare il sindaco nei confronti della Ferriera, ma evidentemente gli strumenti del sindaco sono quelli previsti dalla legge. In questo caso, tra gli strumenti previsti dalla legge, vi è quello in certe situazioni, no, e della situazione che si è materializzata con la lettera che ho ricevuto dall'azienda sanitaria il 20 luglio e con la successiva necessaria istruttoria, il sindaco ravvisa che in questa fase è bene ridurre la produzione E da lì dell'altoforno e l'ordinanza. dall'ordinanza. E quindi è possibile che ce ne siano anche in futuro, non dovessero rispettare i Assolutamente, dettami assolutamente sì, dell'AIA. però questa ordinanza è stata interamente recepita nell'AIA e conseguentemente diventa uno strumento di misurazione delle performance dell'altoforno anche da qui in E avanti. questo ce lo spiegherà anche l'assessore Laureini più tardi. Senta, le volevo chiedere un'altra cosa, però, tornando ai sondaggi. Prima
si vocifera di questo altro sondaggio che invece non la premierebbe. Adesso quello visto pubblicato la dà 0,9, diciamo un punto percentuale sopra Roberto Di Piazza, e quell'altro c'è, esiste? Ma Non... guardi, si vocifera di tanti sondaggi. Addirittura una settimana fa su un sito Facebook, un sito internet, io venivo dato addirittura per terzo, addirittura per spacciato. C'era anche un'immagine, diciamo così, poco Quella bella, della poco piacevole. rimozione, Sì, ah, sì, l'ho no, per vista certi anch'io, versi sì, l'ho vista. anche un po' lugubre. Quindi io lascio francamente che si chiacchieri dei sondaggi. Vede, i sondaggi possono essere di due tipi: quelli che vengono resi pubblici, e in questo caso chi lo ha svolto se ne assume la responsabilità professionale. Il professor Feltrin e l'Istituto Tolomeo, da questo punto di vista, credo siano soggetti assolutamente super partes. E poi ci sono i sondaggi che ognuno fa, evidentemente, e tiene nei propri cassetti. Di quelle che ognuno tiene nei propri cassetti si può vociferare, quello che è stato reso pubblico si può evidentemente Commentare. commentare e E a discutere. proposito, Forza Italia al 15, 15,5 se non ricordo male, e Lega all'8,7. Pensava a qualcosa di diverso? Ma guardi, io credo che in questo dato premi molto probabilmente l'ipotesi che viene presentata come ipotesi principale di Di Piazza candidato, nel senso che in qualche misura Di Piazza, avendo una storia di lista civica, anche col nuovo centrodestra alle europee, ma fondamentalmente una storia di Forza Italia, credo che in quel sondaggio traini un po' Forza Italia. In realtà io mi immagino un voto al primo turno in cui la Lega vale un po' di più e Forza Italia vale un po' di meno, però ecco, sono sensazioni, anche perché le ripeto, l'elettorato di questi tempi è molto mutevole, anche perché c'è disaffezione, disincanto, sfiducia generalizzata. Credo che la prima battaglia che il centro-sinistra deve fare in questi mesi, con le buone ragioni che può portare nei confronti degli elettori, è quella di sconfiggere l'antipolitica, perché il vero e proprio problema di questi tempi è E per l'antipolitica. antipolitica intende il Movimento 5 Stelle o chi non va a votare? Cosa E per intende per antipo guardi, antipolitica? guardi, per antipolitica io intendo sicuramente una parte di quelli che non vanno a votare, in particolare la percentuale che da un dato fisiologico, no, fino a qualche anno fa è cresciuta negli ultimi anni, che può fondamentalmente essere circa un quinto dell'elettorato, un 20%, no? E sono le persone che hanno smesso di andare a votare rispetto a quelle che andavano a votare 10 anni fa. E sicuramente poi il Movimento 5 Stelle è abilissimo nell'intercettare una quota di questa antipolitica all'insegna di tutti gli altri sono uguali. Ecco, io credo che noi possiamo dimostrare anche agli elettori 5 Stelle che tutti gli altri non sono uguali. Le facevo prima un esempio: aver cancellato lo stipendificio nelle partecipate, portando da 900 a 400 mila euro, quindi a meno della metà, la spesa per i compensi degli amministratori nelle partecipate del comune, è un esempio di buona politica e rappresenta una risposta concreta all'antipolitica e a chi dice strumentalmente: ma tanto gli uni o gli altri sono tutti uguali. No, non sono tutti uguali, perché noi abbiamo cancellato una bruttissima consuetudine della politica, quella di usare le società non per metterci amministratori che le governino nel modo migliore possibile per dare servizi ai cittadini, ma semplicemente luoghi dove collocare gli uomini di partito per fargli prendere indennità di carica e gettoni. Senta, mi dice una cosa, adesso tornando tra l'altro a un nome citato prima, che è il senatore Russo, ora si sta impegnando anche per la Triestina, però lei come crede finirà questa storia? Adesso ci sono altri 7 giorni, diciamo, per la decisione, per Pontrelli, come la Guardi, vede? E io soprattutto, credo, è percepita? guardi, allora, io credo che se Pontrelli ha in questa fase, a me risulta che vi possano essere, poi questo è un mondo nel quale lei sa che è sempre difficile leggere le carte fino in fondo, se Pontrelli in questo momento ha manifestazioni di interesse ad acquistare la Triestina da parte di qualcuno che sia disponibile a farla fuoriuscire dalla prospettiva del fallimento, non debba indugiare più un minuto. Il suo rapporto di fiducia con la città sportiva e direi con la città si è irrimediabilmente compromesso, e direi si è prima sfilacciato e poi direi che si è definitivamente lacerato e strappato. Per evitare il peggio per tutti, se c'è qualcuno che ci vuole provare,
lui lo deve assolutamente assecondare in questo momento in tutti i modi. Io non voglio nemmeno immaginare un ulteriore tentativo rabberciato da parte sua o dei suoi partner di andare avanti. Credo non esistano le condizioni minime perché questo tentativo abbia successo. Allo stesso tempo ha prorogato l'utilizzo dello stadio, lei, o sbaglio su questo? Ma vede, noi abbiamo deciso di attendere ovviamente la conclusione di questa procedura. Questa procedura è stata slittata di 2 settimane ed era giusto attendere queste 2 settimane. Tenendo presente che stiamo parlando di 2 cose diverse, e mi spiego. Far scendere in campo la squadra nelle partite casalinghe è un modo per tutelare in qualche modo un bene societario che oggi come oggi potrebbe ancora essere salvato da qualcuno. Se noi avessimo deciso di togliere lo stadio 2 mesi fa alla squadra, questa oggi sarebbe probabilmente fuori dal campionato, no? E quindi la sua avventura si sarebbe definitivamente conclusa e non ci sarebbe nemmeno il lumicino di speranza di poter vedere qualcuno che subentra e le ridà un progetto sportivo e societario credibile, che faccia progressivamente anche in qualche modo riavvicinare gli sportivi e la tifoseria. Altra cosa è la concessione novennale dello stadio e degli uffici, che ritengo sia una misura adottata a suo tempo, ricordo anche sollecitata dalla tifoseria quando Pontrelli arrivò a onor del vero, perché i tifosi avevano fiducia in quel momento in Pontrelli, ne vedevano a sua volta la fuoriuscita da una situazione molto, molto compromessa, certo, quella dei mesi di Memetti e Mbok. No, e la concessione novennale dello stadio e degli uffici presuppone un rapporto di fiducia. No? E quindi il fatto che il comune concedente considera quella società un progetto societario e sportivo serio e credibile per il lungo periodo. Bene, io credo che queste condizioni oggettivamente, prima con il concordato e poi anche con questo possibile fallimento, siano venute a cadere definitivamente. E il suo telefono è squillato da questo punto di vista? Cioè proposte che siano arrivate anche a lei, che può aver girato negli ultimi tempi, giorni? Ma guardi, allora... Non si attende il fallimento, perché molti forse aspettano quello. Allora, io credo che qualcuno attenda il fallimento, e io credo che alla lunga possa essere un'ipotesi non conveniente, nel senso che in questo momento forse conviene fare uno sforzo economico in più e salvare il salvabile, garantire la prosecuzione della società, la prosecuzione del campionato, che è un campionato che dal punto di vista sportivo consente ancora pienamente di salvarsi. E sono arrivate telefonate? Ma guardi, qualche telefonata c'è e qualche telefonata cerco di farla anch'io. Dopodiché sappiamo che questo è un mondo, il mondo del calcio in generale, e poi man mano che si scende di livello, no, il mondo del calcio a livello di Serie D e così via dicendo, dove tanti parlano, no, tanti fantasticano, tanti raccontano, tanti menano vanto, e poi di progetti seri non ce n'è. Io non ho perso la speranza che qualcuno ce ne possa essere. E cosa sta succedendo con Miramare? Oggi vi siete riuniti tutti, insomma, perché comunque... questa cosa della riserva vi ha colpito? Con Miramare c'è questo sfratto del WWF dato dal direttore del polo museale regionale, dall'architetto Caburlotto, che non è chiaramente motivato dall'esigenza evidentemente di disporre di quegli spazi, e conseguentemente appare come un provvedimento allo stato attuale ingiustificato nei confronti di una realtà che sta svolgendo un lavoro serio, tra l'altro lo sta svolgendo su mandato del Ministero dell'Ambiente, no? Oltre che con ottimi rapporti di convenzione con le istituzioni locali. Cosa, una ripicca allora? Perché una decisione di questo tipo? No, io non credo sia una ripicca, probabilmente il direttore pensa che quegli spazi occupati dal WWF oggi come oggi possano essere destinati ad altre attività, però probabilmente dal mio punto di vista non considera l'importanza dell'apporto che il WWF ha dato per la riserva marina di Miramare, e questo è un errore, e commette secondo me anche l'errore di considerare una priorità oggi la liberazione di quegli spazi. Oggi la priorità è un'altra, e ho la sensazione che non sia ancora del tutto definita, ovvero ridare quell'immagine al parco che il parco si merita. Ultimissima cosa, poi noi rientriamo in studio, quindi dobbiamo correre durante la pubblicità. Senza superare i limiti di velocità, però. Certo, ma piano regolatore come sta andando? Quindi lunga notti?
Beh, piano regolatore. Slitta a gennaio, è vero? Ma io penso proprio di no. Vede, il piano regolatore non può che essere un lavoro molto complesso e molto difficile, anche perché la città si dà un piano regolatore totalmente nuovo. Questa non è una variante, è un piano regolatore nuovo, mentre la famosa variante 66 del 97 e la stessa variante 118 di Piazza erano varianti agli strumenti urbanistici esistenti, quindi avevano un grado di completezza e di complessità inferiore. E comunque la città si dà un nuovo piano regolatore dopo 18 anni. Quindi una certa fatica, no? Anche una certa fatica politica, anche una certa inevitabile polemica politica, secondo me vanno considerate come fisiologiche. Dopodiché io sono convinto che in tutte le componenti di maggioranza e di opposizione prevarrà alla fine il senso di responsabilità di completare questo lavoro e di consegnarlo alla città. Nel frattempo si fa un po' di fatica perché andare poi all'una e mezza, alle due a casa e ritornare. Sì, però direi che se, come penso, raggiungeremo il risultato finale, ne sarà valso la pena. Senta, l'altra sera, come tanti altri, ero a guardare col naso all'insù lo spettacolo sulla facciata del municipio. Le piace? Cosa l'ha colpita di questi giochi del Natale? Ma guardi, visto, no? Mi piace complessivamente l'immagine che la città ha quest'anno. È stato molto apprezzato l'albero tecnologico in Piazza Sant'Antonio perché è una cosa nuova, la crescita del mercatino credo dimostri che anche il mercatino natalizio può essere un'attrattiva turistica di questa città. Ci stiamo avvicinando ai mercatini, diciamo così, tipici dei Natali, ad esempio, di molte località del nord, dell'Alto Adige, dell'Austria e così via dicendo. Ci aggiungiamo una cosa, che il nostro è in una città di mare, quindi potrebbe essere un elemento di grande fascino in più. E credo che anche i giochi di luce sul municipio abbiano così confermato quella bella immagine che in qualche modo avevamo lanciato lo scorso anno. Poi ho visto che ovviamente, come sempre accade, c'è chi preferiva quelli dell'altro anno, certo. Chi preferisce questi. C'è l'Ursus però, visto che porta i regali. È anche il tram di Opicina. La realtà è che quelli dell'altro anno, essendo la prima volta, erano una grande sorpresa. Quelli di quest'anno fondamentalmente sono nel solco, con differenze evidentemente di programmazione e di progetto estetico, ma in qualche modo rappresentano il secondo anno, quindi non sono una sorpresa. Però ho visto tanta gente martedì, soprattutto fino a tardi, perché poi ci sono ripassato attorno alle 9:30 di sera e c'era molta gente. Ho visto gente ieri, quindi credo che anche quest'anno la città si presenti al meglio, sia per i nostri concittadini, sia per i visitatori, che come si è visto anche in questi giorni, sono in aumento anche nel mese di dicembre. Sindaco, la ringrazio. Grazie. Buon lavoro, grazie, in bocca al lupo, auguri anche di buon Natale. Crepi il lupo e auguri a lei, a Tele4, soprattutto ai nostri concittadini a Trieste, che sia un 2016 che porti tante belle cose. Ci rivediamo dopo la pubblicità, noi rientriamo in studio tra poco. Ringa, allora torniamo in diretta in studio. Buonasera, ben ritrovati, avrete seguito questa lunga chiacchierata con il sindaco Roberto Cosolini. Vi ricordo i numeri di telefono 340-700-6567 per mandare gli sms, il numero per chiamarci in diretta invece lo 040-3139-93. Tante cose, il sondaggio che divide Trieste, questo è il titolo che abbiamo dato, che poi è un po' lo spunto per affrontare tanti temi di questa serata. Tra poco vi presento gli ospiti, però vi annuncio un'altra cosa che abbiamo già detto anche all'interno dei nostri telegiornali. Nell'ultima parte ci sarà un'altra chiacchierata, che è quella con l'assessore Laureni, come ci aveva promesso. Se settimana scorsa il responsabile dell'ambiente per il Comune di Trieste, voce importante nel dibattito e voce di peso per quanto riguarda la concessione dell'AIA che ancora non è stata firmata, ve lo ricordo, sul fronte Ferriera, non era presente a Ring perché era troppo presto e perché appunto il dibattito era proprio di venerdì scorso, il raggiungimento dell'accordo, diciamo in attesa ancora, ve lo ricordo, della firma di questo decreto, ci aveva promesso che avrebbe detto qualcosa nei giorni a seguire. Lo ha fatto oggi pomeriggio con noi, questa sera, e lo ascolteremo tra un'ora. Quindi tra un'ora l'ingegnere Laureni ci dirà qualcosa sull'AIA, su questo nuovo, i nuovi paletti, diciamo, che ha studiato la conferenza dei servizi, la regione,
e non soltanto presentati poi appunto alla Arvedi. E una notizia importante ce la darà, ed è questa, cioè ricorderete negli ultimi dibattiti anche qui a Ring, insieme ai residenti di Servola, insieme alle associazioni ambientaliste, residenti, insomma, insieme ai lavoratori e la politica, una delle maggiori preoccupazioni emerse negli ultimi tempi, oltre all'inquinamento, era anche quello del disturbo, dell'inquinamento acustico, un piano di zonizzazione che Trieste ancora aspetta, ma che in realtà sull'area di Servola c'è. E siccome queste sperimentazioni della cappa, parleremo anche della cappa sulla cokeria, come sta andando, hanno comportato diverse difficoltà e diversi fastidi anche nel corso della notte, è partita una sanzione. E quindi questa è una notizia che l'ingegner Laureni ci darà. Quindi, in buona sostanza, hanno sanzionato l'Arvedi perché dalle rilevazioni effettivamente, come denunciavano anche i cittadini e le associazioni ambientalisti, i livelli di decibel erano ben oltre quelli consentiti in base, lo ricordo, a un decreto che dal 91, ci dice Angela Laureni, comunque insiste su quell'area. Quei limiti vanno rispettati, l'Arvedi pare appunto non lo facesse ed è partita questa sanzione. Ancora non lo sa nessuno, ma questa sanzione c'è. Allora, tra un'ora parleremo con l'ingegner Laureni dell'AIA e quindi della Ferriera e ci dirà molte cose che appunto nessuno ancora sa. Buonasera, ben trovato per Paolo Roberti della Lega Nord, candidato Buonasera. sindaco. Buonasera Roberto. Al suo fianco Michele Babuder di Forza Italia. Da Buonasera, ben ritrovati. quest'altra parte invece per il Partito Democratico c'è Luca Bressan. Buonasera, ben Buonasera. trovato. Sabrina Morena di Sinistra Ecologia e Libertà, Buonasera. coordinatrice, e prima volta Ring Giulio Bonivento dei Cittadini. Buonasera, ben trovato. Allora, primo giro di opinioni. Tra poco rivedremo anche le grafiche. È finita la farsa degli immigrati, vi scrivono. Dove andate a prendere i voti adesso? È finita Sì, la farsa. hanno appena inviato l'esercito a confermarci che era una farsa, quindi sono stati inviati dei militari in Friuli Venezia Giulia per fare dei controlli per presidi antiterrorismo, perché c'è il pericolo legato all'immigrazione, li hanno mandati a presidiare, quindi è finita effettivamente quella che era una farsa. Tra l'altro, preciso, l'invio dei militari era richiesto dalla Lega un anno fa. Ben prima che accadessero gli attentati di Parigi, ben prima che ci fosse questa invasione incontrollata che c'è oggi e a cui stiamo assistendo oggi. Questa è la dimostrazione che evidentemente tanto farsa non era, tanto farsa non era, anzi è un problema reale che a lungo è stato sottovalutato dalla sinistra, è stato preso sotto gamba dalla sinistra, creando disagi enormi alla popolazione, creando purtroppo anche situazioni di estremo pericolo e oggi si cerca di arrivare con queste Ci rattoppie, perché arriviamo. sono poco più che Ci rattoppie. arriviamo tra poco perché ovviamente noi avevamo anticipato la notizia dell'invio di questo mini contingente, diciamo, anche nella zona di Trieste. Domani c'è il ministro Alfano in città. Prima voglio sentire ovviamente da Una voi. minaccia. Ho visto che avete segnato molte cose durante l'intervista al sindaco Cosolini di pochi minuti fa, quindi mi piace sentire che cosa ne pensate e rivedremo le grafiche. C'è qualche telefonata, la sentiamo. Pronto? Oh, buonasera, volevo intervenire per il sondaggio, no? Sì, cosa dice? Presumo sia il sondaggio che vede Cosolini di nuovo sindaco, Sì, giusto? no, non è che lo vede sindaco, ve lo vede praticamente a Sì, pari insomma, merito con Di sì. Piazza, un punto No, percentuale in ma su. volevo sapere, cioè lo hanno fatto in casa? Ci hanno chiamato tutti i rappresentanti del PD, parenti, zii, Ma cugini, forse neanche perché... tutti quelli del PD. Sì, perché appunto, perché sentendo tutte le persone che chiamano Sveglia Trieste di mattina, ce ne saranno uno o due ogni 50, 50, 60 che danno un po' di ragione a sto sindaco. Sempre, sì, posso capire che lui sia in vantaggio sui sondaggi, ma c'è sua mamma, la moglie, i zii, i cugini, parenti, Mi sembra un po' amici. riduttivo, dopo Perché in vabbè, dato prendiamo. momento, per carità, dai, sarà una brava persona, è Beh, una già brava qualcosa. persona, però insomma vivere nel mondo dei sogni e obbligare gli altri a condividere un sogno che praticamente per loro diventerà una chimera, ma per noi è un incubo, mi sembra un po' Va troppo. bene, ne parliamo. Grazie, viva Grazie, la buonasera. Buonasera. Grazie. Bersan, cosa dice? Ok, cominciamo, dico, intanto è interessante avere spunti in diretta, è sempre bello sentire parlare, ovviamente anche quando le idee magari non sono condivisibili, ovviamente anche per un discorso di appartenenza a un partito, se uno appartiene a un partito è anche perché
crede nelle idee che sono state espresse da questo partito. Partiamo dal dato di fatto, che comunque si può dare anche parzialmente ragione al teleascoltatore, sul fatto che i sondaggi sono sempre qualcosa che va preso con le pinze. Su questo penso che noi tutti siamo d'accordo, nel senso che i sondaggi danno un'indicazione, poi ovviamente non è che fotografano la realtà, servono come strumento di orientamento, può essere strumento di orientamento di diversi tipi. Contento o deluso da questo risultato? 0,9 in più di Cosolini? No, io dico che è importante, infatti, è importante vedere come di fatto il sondaggio, dico, non è una cosa che è, diciamo, ferma, però la cosa importante è che fa capire come c'è una situazione di fatto di parità, almeno da questo sondaggio, da parte di quelli che... Uno è un candidato sicuro, certo, del centro-sinistra. L'altro è un candidato che bisogna vedere se sarà il candidato del centrodestra. Questa sera in studio abbiamo il candidato della Lega Nord, a me risulta, nel senso che Pierpaolo Roberti mi risulta sia il candidato della Lega Nord a oggi, e mi risulta che non ci sia, diciamo, finora una quadra su Roberto Di Piazza, senza nulla togliere questo. È importante capire come un candidato come Roberto Cosolini si presenta comunque con una buona popolarità. Sicuramente c'è una parte che lui riconosce anche dall'intervista di questa sera, una parte di comunicazione, quelli che sono stati i risultati anche di questa giunta, dell'amministrazione, che bisogna veicolare. Bisogna veicolare, e volevo dire un'ultima cosa, volevo solo dire, nel senso che è anche una persona che ha provato a fare una programmazione più a lungo termine rispetto ad altri. Pensiamo agli strumenti programmatori che hanno avuto in approvazione, già che ha cominciato la discussione, già all'inizio praticamente del mandato nel 2011, si parla del piano del traffico e si parla di un piano regolatore che qualcun altro in due mandati, praticamente avendo 10 anni di tempo, non è riuscito a provare, avendolo secretato. Questo per dire una cosa. E qua abbiamo un esponente che ovviamente... Sentiremo tutti, vorrei sentire anche Babuder. Poi vi dico una cosa, tra pochi istanti rivediamo questi numeri, queste cifre, quindi finiamo prima il giro e tra poco rivediamo appunto gli esiti di questo sondaggio. Gli abbiamo chiesto, se avete avuto la pazienza di seguire l'intervista al sindaco, anche dell'altro sondaggio di cui si vocifera. Secondo me quello che ha detto il sindaco è: questo sondaggio c'è, ma è in tasca e non esce. Quindi... al di là di quanto cosa le potete intervenire per Francesco, che vive in stazione e sta per morire, politici non interessa, troppo impegnati per i clandestini, fateci sapere, intervenite voi prima che muoia. Vabbè, fateci sapere, non conosco la vicenda. È una situazione che io conosco, immagino già solo per il nome, ma sì, se vorrai ne torneremo dopo. Dopo ci parliamo, se magari adesso non conosco, quindi... Dico una battuta sui sondaggi? Vi dico, arriviamo subito, e anche bisogna rispondere anche a cosa ha detto Bressan adesso. Il piano regolatore in discussione... Io dopo ancora un altro po', dai. Siamo qua, abbiamo ritmi serrati stasera, però siamo tutti qua, e spazio a tutti. Altra cosa, in quelle cifre che vi faremo vedere tra poco... c'è una notizia che nessuno ha visto, diciamo, letto nei giorni scorsi. Cioè, noi sappiamo, a meno di smentite, ma lo sappiamo, anche la misurazione non solo su Savino e Roberti, che tra poco rivedremo, ma anche su altri possibili candidati del centro-sinistra, che non mi sembra di aver letto. Sì, assolutamente. Assolutamente. Ma dopo ci torniamo. Forse fa parte di quelle segretate nel cassettino, nelle tasche. Dopo ci torniamo. È una battuta, per amor del cielo, certo, per amor del cielo. Io credo che dopo... Mitia Jaluz e Francesco Russo, cioè vi diremo quali percentuali hanno i due rispetto a Cosolini, appunto, perché insomma erano i due nomi di cui si parlava molto nelle ultime settimane. Ascoltando, visto che si è segnato molte cose, alcuni appunti, perché credo che dalla città dei balocchi che ci è stata descritta dal sindaco uscente torniamo alla realtà quotidiana che viviamo tutti i giorni. Innanzitutto ritengo che non ci sia da essere molto fieri e soddisfatti da parte del PD di questo sondaggio, poiché mi pare che sia abbastanza penalizzante e sfavorevole per quanto riguardano i vantaggi del sindaco Cosolini, anche perché si è confrontato con un non candidato, ovvero la Sandra Savino, si è confrontato con un candidato in pectore della Lega Nord che fa campagna da un anno, quindi uno si aspetta che da un sindaco uscente che ha buone capacità e soprattutto una stampa che ha siamo educati, allora ho rispettato, gradisco altrettanto, allora una stampa che cerca di aiutarlo in qualche maniera facendo uscire questi dati così subito dopo le autorizzazioni, le concessioni,
e si confronta soprattutto con un ex sindaco per non guardare ai fallimenti del presente. Io credo che non ci sia un cittadino contento del sapere che la Ferriera continuerà a produrre, e poi sentiremo Laureni, ma credo che non ce ne sia uno se non quei poveri lavoratori che sono costretti lì a lavorarci. Un sindaco che non si confronta con una città abbandonata nell'ordinaria manutenzione, dai rifiuti alle strade, salvi i rifacimenti di adesso del Natale. Un sindaco, un'amministrazione che ha realizzato solo parzialmente quanto già preventivato, programmato e accantonato in termini di risorse dall'amministrazione precedente. Un non aver fatto nulla per il commercio, anzi aver vessato e continua a vessare i pubblici esercenti sulla differenziata, sui dehors, sulle insegne, sui tavolini. Io credo che la pochezza di questi input sia un rammarico, non possa essere di stimolo. Mia nonna avrebbe detto un tempo: se le fa e se le conta, siccome la storia di Sior Intento. La città di adesso, a cinque mesi dalle elezioni, rivive. Per quattro anni è stata dormiente, è tornata alla Trieste addormentata e adesso rivive in attesa del prossimo maggio. Ci sarebbe piaciuto avere anche il Movimento 5 Stelle, come da settimane provo, insomma, domani sera ci saranno per un altro dibattito, però ultimamente il Movimento 5 Stelle, nonostante gli inviti, latita, insomma, compreso l'invito a Paola Sabrina Sabia, lo dico perché è stato scritto anche via SMS, insomma, ci piacerebbe quantomeno una risposta educata, questo credo che sia il minimo. Morena? Beh, io non sono d'accordo per niente sulla visione. Strano, non è che immaginavamo qualcosa di diverso. Vabbè. Quindi cosa dice di quelle cifre, di quello che ha detto il sindaco? Ma allora, noi proprio come SEL ieri ci siamo visti per fare un bilancio rispetto ai programmi sia della coalizione centrosinistra che rispetto ai programmi di SEL. E devo dire che abbiamo raggiunto molti dei risultati che erano nel nostro programma. Allora, per non farvi l'elenco, perché insomma... Quali cose di quelle che erano, intanto siamo arrivati, certo che ci sono alcune cose non esattamente comunali, ma dove per esempio il ruolo del comune può essere importante. E il ruolo del comune in questi cinque anni è stato quello del protagonista, di protagonista. Non come, cioè siamo usciti da un immobilismo, arriviamo a breve all'azione, proprio parte il nuovo piano regolatore portuale, che non è da poco, insomma, dove la visione comunque che noi abbiamo voluto dare in questi anni e che vogliamo dare per i prossimi cinque anni è di un futuro per Trieste, e di un futuro che non sia solo la Trieste che rifacciamo i marciapiedi, insomma, o facciamo qualche opera di abbellimento in tempi, come diceva Cosolini, in cui si potevano fare, ma in una Trieste dove ci sarà del lavoro per i giovani, perché anche questo è molto importante. Allora, se il porto abbiamo già visto come è ripartito anche con grazie anche al nuovo commissario Zeno D'Agostino. Sono state, per esempio, a livello portuale, sono state fatte delle cose importantissime. Una notizia di due giorni fa è questo fatto che viene superata la doppia manovra. Sì. Questa, dal punto di vista dei trasporti e del rendere efficiente e anche più economico il nostro porto e molto più concorrenziale, è una cosa importantissima. Poi? A livello proprio di trasporti sono state fatte tantissime cose. Non è l'unico SMS. Allora, c'è sicuramente questo, è un non tutto si è riuscito a fare, c'è stato un problema e continua a esserci un problema forte con, vabbè, adesso Acegas era, però ricordo che anche su questo è stato fatto un controllo molto, molto preciso sui costi del piano economico finanziario, che non era mai stato fatto precedentemente Acegas diceva quanto costava il servizio e il comune pagava senza battere ciglio, mentre adesso c'è un controllo stretto, e in più è da tre anni che questo piano economico finanziario non viene e rimane invariata.
per cui vuol dire che si paga di meno. Diciamo fermo. Ecco, no, perché questi sono, è sempre denaro dei cittadini che lo danno. Chiaro che devono fare. Più, però, c'è un controllo anche molto forte sullo spazzamento. Se andate sul sito del comune c'è scritto anche dove, è una forma di trasparenza. No, io si può migliorare sempre, chiaramente. Io rimango basito perché sono però proprio le tematiche che invece ogni giorno. È una trasparenza che non c'era prima. Non c'era questa trasparenza. Ma c'era la pulizia però. Non c'era neanche questa pulizia. Ah, non c'era neanche la pulizia. E c'era anche una bella crisi economica. Non c'era questa bella crisi economica che lascia gli scovazzoni abbandonati. Trieste è tornata una città europea con i collegamenti con le più grandi con le città che ruotano, i capitali europee che ruotano intorno, come Lubiana, come... Sì. Come ultimo, la Croazia, ultimo numero dato perché devo sentire il movimento e poi vedere le grafiche. Dell'ambiente. Ecco. Ok, movimento? Sui sondaggi direi che sono troppo vecchio per credere ed impressionarmi ai sondaggi preoperatori. sono rimasto là. Addirittura fate i sondaggi. Preelettorali. Diciamo non sulla sopravvivenza del paziente, almeno in quel caso, che sarebbe anche qualche volta, purtroppo qualche volta sì. Ecco, cioè non mi impressionano minimamente. Oltretutto non sappiamo neanche nei particolari come è stato condotto questo tipo di sondaggio, ma soprattutto non sappiamo quanta gente non andrà a votare. Cioè manca il partito più importante in questo momento, che è quello del non voto. Per cui direi che questi sondaggi vanno fatti per cominciare a orientarsi in quello che è il futuro della battaglia elettorale, ma significano molto poco in questo momento. Oltretutto c'è un vizio di base. Uno dei due contendenti è una bandiera, ma non sappiamo se esiste. Ho capito, però nonostante sia una bandiera, come dice lei, è quel livello lì. Ma non vorrei che fosse fatto se per... Se Di Piazza è quel livello lì? Non vorrei che fosse fatto per bruciare Di Piazza. Ecco, no? E questo è un altro punto politico importantissimo. Teniamolo lì. C'è una telefonata da casa, poi vi faccio vedere quelle cifre. Non dimentichiamo quello che ha appena detto Bonivento, poi sentiamo Roberti perché è intervenuto su un'altra cosa prima. Pronto? Buonasera. Buonasera signora, dica. Una domanda alla signora Morena. Sì. Io sono 2 mesi che sto aspettando una risposta dal comune, dall'unità sanitaria, nessuno me la sta dando. Chiedo a lei che è della provincia, dove e come devo smaltire le polveri della ferriera? Danila, è lei? Non mi risponde. Pronto? Sono io. Eccolo qua, sono buonasera. Io. Danila, ho fatto questa domanda a Laureni stasera. Quindi bene. Lei deve ascoltare, bene. Deve ascoltare alle 22.30 quando trasmetteremo appunto l'intervista. Benissimo. All'assessore Laureni. Non so se Sabrina Morena vuole rispondere, però questa domanda l'ho fatta. Posso anticiparle che vi ha dato, diciamo, una risposta temporanea. Ma ci sarà un approfondimento, quindi non si aspetta. Dubbi. Ecco, va bene, grazie. Bisogna chiedere ad Agostino. Grazie. Bisognerà chiedere a Zeno d'Agostino, no? Visto che prima abbiamo messo anche un po' di lavoro che spetta ed è dell'autorità portuale, di buon lavoro, per amore del cielo abbiamo detto che è un qualche cosa che ha fatto il comune. Abbiamo parlato dei traffici del porto, non so cosa c'entri con le competenze del comune, però io mi preoccuperei che i traffici del porto fossero dell'autorità portuale, i traffici cittadini come il Trandio Piccina fossero di Trieste. C'è il comune, c'è la provincia, c'è il comune di Monza. Da adesso, da qui a dire che il traffico delle rotaie del porto dipende dal Guarda comune che di Trieste, anche con la Monassi, ce ne passa. Beh, comunque da programma c'era anche questo. Nel programma c'era il cambio delle rotaie, dello doppio scambio. Poteva spingere su queste ed è importante spingere su questi temi. Sì, no, metto in dubbio, però non sono dati che vanno in mano al sindaco, che è stato fatto naturalmente dalla regione. Però era importante, e tra l'altro per ricordare sempre impegni raggiunti anche molto di più di quello che si pensava, Trieste ha la spesa per il sociale più alta d'Italia, e questo è un dato di fatto. Grazie. Allora, questa è una cosa importantissima in un momento di crisi, vuol dire che la città è riuscita a reagire, e l'amministrazione in questo caso, cioè, secondo lei, a reagire alla crisi. Secondo lei ha fatto di più di quello che o era stato promesso? Beh, sulla questione sociale, sicuramente. Allora, sicuramente anche grazie a Sel, che ha anche un'altra cosa che è importante. Chiedo flash, perché poi voglio farvi vedere questi sondaggi e ripartiamo da Roberto. Anche un messaggio
lo ricordava, un'altra cosa importante anche in tema di turismo si vede una differenza, secondo me, una maggiore attrattività della città, un maggior fermento, lasciamo magari perdere che in questo periodo anche col Natale ci sono alcune iniziative in più, ma è una cosa che si vede anche come attività commerciali che aprono comunque in certe zone della città, posso che dire, vengono considerate... Dove sono io? In zona Cavana, nel senso dipende anche dalle zone dove uno è, piano, ti prego, e fammi finire, mi hai detto che non ti dovevo interrompere, allora non mi interrompere un attimo, ok, quindi in alcune zone chi candida per il sindaco, tanto vincono i comunisti per i suoi amici ad andare a votare, gli altri non credono, ci sono purtroppo è vero, e ci sono, è vero, e questo ti vedo ancora molto forza italiota con questa attrazione al comunismo, l'esistenza del comunismo mi ricorda, purtroppo non avrei mai creduto che nel 2015 io che ho vissuto dal nonno che mi ha raccontato la storia del comunista torna. E il padre, e ho enorme rispetto degli avi, nel 2015 invece c'è Michele Babude che deve parlare di nuovo del comunismo, che pensavo fosse una cosa fermi, assolutamente... Grafiche. Mi tenete però, ragazzi, per ultima, quella che abbiamo preparato noi in esclusiva su Mitya Jaluz, il peso di Mitya Jaluz e Francesco Russo. Cominciamo da questa, che è quella, diciamo, sui... il rapporto tra Cosolini e Di Piazza, primo turno, lo ricordiamo, ma sicuramente diciamo, ricostruzioni più accreditate danno il ballottaggio possibile, quindi c'era anche un secondo turno. Roberto Cosolini 40,5, Roberto Di Piazza 39,6, Paola Sabrina Sabia, Movimento 5 Stelle 16,4. Poi il partito, il Movimento 5 Stelle, diciamo, il movimento è dato un peso differente, molto maggiore, ma questo è sul nome di Paola Sabrina Sabia, che evidentemente non conoscono. Certo, venisse ogni tanto a Ring, forse come cerchiamo di fare ogni tanto, appunto, l'aiuterebbe. Allora, Partito Democratico, vediamo, questo invece è il peso dei partiti. Partito Democratico 33,6, altri del centro-sinistra 7 punti, quindi poi vedremo il totale. Il Nuovo Centrodestra invece, per quanto riguarda l'altro schieramento, a quello che ci è dato sapere, 4,8%, Forza Italia 15, Lega Nord 8,7, altri, quindi immagino Fratelli d'Italia, vi dicendo, 4,4. Mm-hmm. Vediamo i totali, quindi centrodestra, centro-sinistra e Movimento 5 Stelle, 40,6 PD più altri, il totale del centrodestra è 28,1, il Movimento 5 Stelle 25,5. Poi le rivediamo queste grafiche, mi fate vedere con gli altri possibili candidati, quindi la misurazione non tra Cosolini e Di Piazza, ma questa la teniamo per ultima, ma quella con misurazione su Roberti Savino, eccolo qua, Savino. Roberto Cosolini farebbe il 45%, Sandra Savino, che ricordo non è candidata tra l'altro, però è nomi che circola, uno dei nomi che circola, 27%, Paola Sabrina Sabia 21% il Movimento 5 Stelle. Se fosse il candidato del centrodestra Pierpaolo Roberti, vediamo, 46% se non ricordo male, 46,3, eccolo qua, Roberto Cosolini, Pierpaolo Roberti 23, Paola Sabia 22,6. Ora, quella grafica che avevamo annunciato, quanto pesano, peserebbero in base a questo sondaggio, ma non vi è stato detto, il presidente della Barcolana, Mitya Jaluz, e il senatore Francesco Russo, rispettivamente 27% e 24%, quindi molto indietro, sono addirittura la metà rispetto all'attuale sindaco Roberto Cosolini. Così non ci sarebbe partita, almeno, chiaro, non sono candidati, ma non ci sarebbe partita nei confronti di Roberto Cosolini in base a quelli che sono i dati. Che dice? Posso? Secondo me se n'è andata la prima ora di pura fantasia. Di pura fantasia. Mezz'ora fatta da un sindaco che dipinge una realtà probabilmente spinto dalla paura, dal terrore di perdere la poltrona fra pochi mesi, racconta una realtà che non esiste. Primi 20 minuti di interventi di esponenti del centro-sinistra che dipingono una Trieste che non c'è. Si è parlato addirittura di negozi che aprono, abbiamo una crisi del commercio mostruosa, sono stati mandati servizi in onda di vie intere dove non si trova una serranda alzata. Chi mi parla oggi, chi mi parla oggi di negozi che riaprono, veramente, cioè, dice una bestialità che è un insulto a tutti quei commercianti che stanno facendo una fatica boia a tenere aperto e a tutti quelli che purtroppo sono dovuti arrendere, chiudere le loro serrande e rinunciare a una vita degna, a un proprio lavoro. Scusami, di dati concreti in tutto quello che è stato descritto dal sindaco, c'è un Porto Vecchio che riparte, ma riparte in che senso? Nel senso che viene pubblicato un bando con 170.000 euro di consulenza
170.000 euro di consulenza, perché di concreto non c'è altro. 170.000 euro in più c'erano. 170.000 euro in più, adesso ci sono 170.000 euro. Mi lasci parlare, scusami, mi lasci parlare. 170.000 euro di consulenza, perché questa Cosolini ama parlare delle partecipate, ma non dice tutte le consulenze che sono partite nel corso di questi anni. Questa dei 170.000 euro, come quella che doveva servire per riconvertire la Ferriera di Servola, che invece è ancora qua e ancora aperta. E un attimo, finisco. Quando sento parlare un sindaco che mi dice gli strumenti a disposizione di un sindaco sono pochi, sono quelli che sono, ricordo che il sindaco è quello che sedeva nella conferenza dei servizi che contribuirà a rilasciare un'aia che permetterà alla Ferriera di stare aperta altri 10 anni e di inquinare Trieste per altri 10 anni. Questa è la realtà. E l'ultima chicca della fantasia è quella del sondaggio, che non è un sondaggio e mi rifiuto di chiamare sondaggio. Le posso chiedere di commentare dopo la pubblicità? Meno di un minuto di pubblicità, ripartiamo da qui, perché mi interessa rifarvi vedere quelle grafiche, le facciamo scorrere mentre commentiamo e vedere che cosa dice Roberti, per esempio, di quello che lo riguarda. Tra poco ripartiamo da qui. Dopo la notizia su Tele4, che ha poi riempito le prime pagine dei giornali, ecco l'ufficialità. La settimana prossima 35 militari saranno dispiegati lungo i confini terrestri e marittimi di Trieste per rafforzare i controlli. Lo annuncia il prefetto Francesca Adelaide Garufi, spiegando che il dispositivo riguarda la regione dopo i recenti avvenimenti internazionali e con il giubileo. Altri 35 militari a Udine, 20 a Gorizia. Il prefetto Garufi ha spiegato che i militari non presidieranno i confini come se questi esistessero ancora, ma controlleranno le aree di retrovalico e del porto, lavorando insieme con la polizia di frontiera, secondo un dispositivo già in gran parte completato e che sarà reso definitivo nel corso di un incontro al vertice a brevissimo. Anche in quest'ambito si colloca la visita di domani del ministro degli interni Angelino Alfano, che è atteso in prefettura a Trieste nel pomeriggio. Non ci saranno forme di collaborazione particolari con le polizie di frontiera straniere, ma il prefetto ha sottolineato gli ottimi rapporti con le forze dell'ordine dei paesi confinanti. Con il ministro Alfano faremo domani un esame della situazione complessiva, ha detto, nelle zone di confine, per quanto riguarda l'immigrazione e il confine in quanto tale. I controlli non sono legati al transito dei migranti, ma proprio all'innalzamento dello stato di allerta terrorismo, anche in assenza di minacce concrete e specifiche. Lo scopo è identificare e sottoporre ad accertamento sistematico tutti i cittadini extra Schengen, in particolare in ingresso in Italia. Controlli a campione saranno fatti anche su chi beneficia della libera circolazione in Europa, anche in uscita dal paese. Saranno svolti controlli documentali e, laddove la situazione lo legittimi, anche perquisizioni mirate, personali e ai mezzi. L'arrivo dei militari consentirà di svolgere i controlli più accuratamente, garantendo la massima sicurezza anche al personale operante. Bene, allora questa è la notizia che noi avevamo anticipato 3 settimane fa, poi è stata ripresa da tutti i giornali, vedete poi è accaduto. Allora c'è una telefonata, un po' di minuti che è in attesa, le chiedo velocissimo, la prego, pronto? Talmente veloce, sì, non c'è più molto così veloce, pronto? Pronto? Niente, via. Allora Roberti, facciamo rivedere, chiedo ai ragazzi della regia, la grafica che la riguarda, la misurazione che dà Cosolini addirittura in teoria più forte rispetto alla candidatura della Savino, invece se fosse lei il candidato centrodestra, mi pare di ricordare, 46,3 Roberto Cosolini. Dico la verità, io il sondaggio l'ho intravisto sul giornale, ho visto i primi dati e l'ho lasciato perdere. Perché? Del resto è chiaro che questo è un sondaggio, ma come è stato accennato poco fa, che non è un sondaggio. È un sondaggio questo, è un'arma di Cosolini per farsi vedere forte prima di tutto con gli avversari, ma l'obiettivo non è quello, tanto quanto farsi vedere forte con i suoi possibili competitori interni. Lui cioè sa di essere debole. Quei due numeri che abbiamo dato noi? Ma mi sembra abbastanza chiaro. Ma per rivediamoli. Ma allora, degli altri sondaggi che girano, lo sanno tutti che ci sono altri sondaggi che girano. Compreso quello vostro. Cioè, chissà, ne state facendo anche chissà, come lo sanno tutti. Del resto, nella stessa intervista Cosolini non ha smentito in un modo così categorico l'impressione che ha dato, e che ci siano altri sondaggi. È evidente che se altri sondaggi in tasca e ha preferito mandare fuori questo,
aveva qualche motivo per farlo. È evidente che questo gli dà un margine, non tanto sugli avversari, perché non è questo il punto, dà un margine più elevato con i suoi competitori interni, e aveva il bisogno di poterlo mandare fuori, di poterlo dare in pasto alla stampa. Lui stesso, che era quello che poche settimane prima diceva no, i sondaggi sono ad uso interno, quelli che vengono dati alla stampa non sono mai credibili. Un'ultima notazione la faccio anche su come è stato svolto il sondaggio. È chiaro che in questo momento in cui Cosolini viene venduto, perché non è così, ma viene venduto come unico candidato, oltretutto di tutto un centro-sinistra, di tutto un centro-sinistra, compresa probabilmente anche Federazione della Sinistra, che non si sa ancora cosa farà, dall'altra parte c'è un panorama che non è ancora composto, è ancora frammentato, quindi l'elettore di Forza Italia non sa ancora, quale sarà il candidato. È un demerito è chiaro che l'elettorato un attimino in questo momento è ancora meno indirizzato, non ha ancora un'idea ben chiara su quale potrà essere la carta vincente su cui puntare, e quindi il voto è molto più frammentato e molto più diviso. Allora, fermi, arrivo subito a voi velocissimamente, ma anche la telefonata da casa. È per bruciare di piazza questo sondaggio, come diceva... No, non credo. Io credo che questo sondaggio sia utile a Cosolini per mettere un po' di carbonella sotto la brace, perché in realtà, se lo devo guardare con senso di responsabilità, vedo che Forza Italia ha un 15%, quindi devo non essere fiero di dire oh che bello, credo al sondaggio nel 15%. Mi rimbocco le maniche, con gli alleati stiamo discutendo nel programma senza tirare bandierine e nomi, quindi credo che sia molto più utile discutere sui programmi, sui contenuti, piuttosto che fare il totonomi. C'è un candidato nel centrodestra, gli altri non mi sembra che siano al momento... Lì viene dato a centrodestra, lei cosa dice? 4,8. Il nuovo centrodestra mi sembrava che Rovis tempo fa, due settimane fa, avesse detto che era l'8, 8, 9, non vorrei sbagliarmi. Allora questo dato qua è vero, dici? Questo dato del sondaggio è vero, gli altri no? No, quindi dico... Era un dato vero sul sondaggio? Non mi pare di aver detto che non è vero, non mi pare di aver detto questo, non sono stato neanche... Noto un po' di litigiosi, il centrodestra un po' litigare. Ma non mi pare assolutamente, siamo assolutamente tranquilli. Non capisco perché si prende distinguo con nuovo centrodestra, direttore, alla fine non capisco questi distinguo. Non c'è un distinguo, ha chiesto cosa ne dice di quei 4-8. Dico, no, a me, scusami, posso fare una domanda? Sono curioso, posso avvenire? Mi sembrava un attimo che il posto tempo fa dovesse domanda, essere di più, punto. Posso fargli una domanda? Sì, sì, mi fa rispondere imbarazzo. Una posso fargli una domanda? Sì, ma no, gliela faccia fare, prego, perché così si leva la soddisfazione. Dai, grazie. Dai, si leva la soddisfazione, facciamogli fare la domanda. Ma poi voglio sentire la risposta. No, perché un po'... Mi risultava che Rovis, tra l'altro, era stato uno dei massimi supporter di Piazza, cioè mi pare che il nome di Piazza fosse addirittura da Rovis, adesso mi sembrava invece un distinguo di Forza Italia nei confronti di un Rovis che sostiene un candidato che dovrebbe essere quello che vi auspicate. Io rispondo, hai sentito qualche distinguo da parte mia adesso? Perché io non mi pare di averne fatte, ho detto, riuscito a rispondere, Del 4-8? Si può anche confutare quello che hai detto pochi minuti fa, Berlusconi ha insegnato a fare questo. Io ti ho detto, a me piace che nessuno sta nelle basi per le quali è stato eletto. Il consigliere istituzionale pensa a Presidente, Presidente quell'altro pensa dammi almeno questa soddisfazione. Io invece rimango i piedi per terra e dico: questo sondaggio fa bene o male a Cosolini? Va bene, a Cosolini fa malissimo, bene, al centro-destra fa bene. E a Di Piazza? Di Piazza non mi pare. Allora ha fatto bene a divulgarlo, non mi pare, è un dato, non è un candidato. Ringraziate Roberto Cosolini, quindi, che l'ha divulgato, se è stato lui, perché se fa bene al centro-destra. Ringrazio Roberto Cosolini, perché povero si fa un autogol, con tutto rispetto per i sondaggi, per gli sbagli, per il margine di errore, tutto quello che volete, ma uno che deve buttarsi la benzina da solo sul fuoco per poi dire saranno le cose fatte a parlare, sarà il voto delle elezioni, tutte cose per cui io dico con rispetto che c'è per me sto sondaggio, ripeto, fa male a Cosolini e bene al centrodestra. Bene, fermi, telefonato da casa con il movimento, fermi, pronto? Fa bene, buonasera, dica, buonasera. Buonasera, sono Massimo Alpano del Fronte per l'Indipendenza del Territorio di Trieste. Buonasera, dica. Buonasera, allora gli dico solo una cosa. Che voi non ci siete, no? Pronto? Che voi non siete in quel sondaggio, credo, perché è una delle cose che abbiamo notato. Infatti, per questo io devo dire che praticamente tutti fanno i sondaggi così a vanvera, però devono mettere anche in posizione la nostra.
la nostra, cioè, scusi perché sono un po' emozionato, ma di che? Cioè, in senso volevo dire che devono vedere anche la nostra posizione, in poche parole. Lei potrebbe, si sente di pesarla? Non siamo esclusi nel discorso, ha capito? Perché certo. Abbiamo un marchese che comunque è candidato sindaco. Come Luca Chiavegatti, che non abbiamo ricordato. Senta, ma si sente di pesarlo? Quanto potreste avere di percentuale? No, in questo momento, in doppia cifra sicuramente. Doppia cifra? Non come che è scritto lì. Doppia come cifra? Come ha messo a Codolini là che ha fatto la situazione lui. Va bene. In doppia cifra sicuramente. Grazie, buonasera, Bonimetto. Sì, dico che a sentire questo discorso sui sondaggi, proprio mi innamoro sempre di più della politica, perché il bianco diventa nero con la facilità con cui il nero diventa bianco. Allora, un sondaggio in cui la destra entra con un fantasma non fa bene alla destra, ma dimostra esclusivamente una cosa, che siete nel caos più totale. Perché? E questo è innegabile. Ma il vostro candidato non è in grado invece questo neanche di raccogliere i consensi, siamo noi. Questo è innegabile, perché basta seguire, un minimo, è il dato di quelle fatto che unico sono le cronache che degli incontri che si svolgono tra i vari... tra Savino, Camber, Riccardi, che se la giocano tra di loro perché non arrivano alla quadra. Ma quindi dov'è? Questo ma dove l'ha letto? Basta guardare il web. Scusate, ma abbiamo un candidato sindaco qua in Salerno. Ma voi potete essere abbiamo un candidato sindaco in studio. Ma ci sono Paolo Roberti, candidato sindaco. Ma potete essere fieri di un Cosolini che dopo 5 anni con un governo che lo aiuta, una regione che lo aiuta, una provincia che lo aiuta, un consiglio comunale che l'aiuta, è di 0,9 punti percentuali superiore a un candidato, appunto, ancora peggio, ancora peggio, ancora peggio, quindi non è in grado di vincere con un fantasma. È peggio per voi. Ma vi rendete conto come siete messi? Non ci sarà più. Ma non c'è, quando il fantasma scompare non avete nessuno da presentare. Sì, lui sicuramente, perché ragazzi, ma voi ne avete tre. È un fantasma per questo momento, sì, perché non ha mai detto io mi candido. Beh, come io no? Mio. Sì. Ha detto sono disponibile, se è sostenuto, ha detto almeno solo a me io, ma voi siete io sono disponibile, chiedo a tutti qualcuno ha raccolto forse qualche dichiarazione, qualche commento di Francesco Russo, di altri esponenti, è stato fatto? No, a me piacerebbe sapere se qualcuno... Ma non ne hanno bisogno. No, se qualcuno di loro commenta. Allora, cioè io vedo un Francesco Russo che è attivo nella politica, nella Trieste metropolitana. Ora Triestina. Trieste metropolitana non l'abbiamo neanche nominata qua. No, infatti sarebbe giusto parlare anche di quello. Perché non sappiamo neanche di cosa... Cioè, io voglio dire una cosa. Voi inutile che mettete in dubbio un candidato sindaco che è sindaco in questo momento. Noi abbiamo già fatto un bilancio positivo di questa azione. Ma ci riusciamo a capire qua? Adesso basta, credo che sia difficile per voi mantenere la percezione della realtà, perché nessuno ha messo in dubbio che Cosolini sia sindaco, e non abbiamo alcun dubbio che Cosolini non sarà più sindaco. No, è candidato sindaco e c'è una parte della città che lo voterà. Io lo spero perché so che non sarà quello il risultato. Che sostengono in parte quello che è il sondaggio fatto. Allora, abbiamo parlato di Porto ed è stato eccepito, hanno detto sì, ma cosa c'entra il sindaco? Ha fatto tutto il commissario, ha fatto tutto, come si chiama? Non ha fatto tutto il comune, ecco. È merito dell'uno e dell'altro. Non voglio dire che il comune sia rimasto da male, ma non ha fatto. Alcune cose che non possono essere attribuite. Certo, professore. Allora, no, professore, sono uno che difende una certa idea. Dopo presidente, professore. Sono uno che difende dei cittadini. Per cui ascolto le tue e tu ascolti le mie. Grazie. Allora, prego. Voi vi state dimenticando che quel commissario è stato fatto da Deborah Serracchiani, Regione, Maria Teresa Bassa e Cosolini. Per cui sul porto ha agito la sinistra scegliendo un candidato che ha dato indubbiamente una svolta incredibile, anche perché ben sostenuto e non condizionato rispetto al porto di prima. Perché neanche un cieco
non si accorge che l'era precedente era stata un'era di immobilismo assoluto. Dei traffici, stiamo parlando dei traffici portuali. Stiamo parlando della doppia manovra, per esempio. No, ma scusami, ma parliamo dei traffici portuali che erano fermi del Porto Nuovo, stiamo parlando di quello che volete farci credere, e siamo tutti d'accordo potenzialità del Porto Vecchio. Tutti d'accordo adesso, adesso che si muove la cosa, sono tutti d'accordo. Ma il regolatore del porto. Il piano regolatore del porto, stiamo parlando. Ma da chi è stato fatto il piano regolatore del porto? Ah, non certamente dalla destra, no, ma da chi è stato fatto? Boniccioli, ed è stato poi fermato, e poi dopo è stato fatto adesso. Ma che sta dicendo? Ed è stato votato adesso. Se è stato votato, no, non è vero, lo so io perché l'ho votato in provincia. Da chi è stato fatto quel piano regolatore? È stato votato in provincia, non della Monassi sicuramente. Ma cosa c'entra la Monassi? Da chi è stato fatto quel piano regolatore? A me risulta che era ancora Boniccioli, se non sbaglio. Ma cosa c'entra? E dopo è stato... Ragazzi, è stato votato dal comune di Trieste in epoca di Piazza, ma cosa state dicendo? Ma se era fermo e bloccato, ma era stato c'entra, era bloccato al ministero, era bloccato al ministero, ma cosa c'entra? E chi l'ha sbloccato? No, l'ha sbloccato così. Fermi, telefonata da casa, pronto? Pronto? Buonasera. Mi chiamo Flavio Gori. Buonasera Claudio. Voglio sottolineare che il rappresentante del PD, come tutti, a cominciare dalla segretaria regionale, esordisce dicendo: quando c'erano loro non hanno fatto niente in tanti anni, siamo arrivati noi e stiamo tentando perché abbiamo trovato solo macerie, no? Questo scherzetto è ora di finirla, perché voi siete qua da 4 anni. Poi ancora una cosa, non si tratta di giudicare solo Cosolini, giudichiamo la squadra, per esempio la patetica Marchegiani con la storia di via Mazzini, no? Avanti e indietro. Ricordiamo che il Tittino Furlanic messo come presidente del consiglio comunale, quindi queste sono delle vele a favore di Cosolini, penso, no? A proposito, del sondaggio, viene fatto col telefono fisso, quindi sono ben pochi che l'hanno trovato. Voglio chiedere a voi, fra i presenti, c'è qualcuno che è stato intervistato o no? Io non conosco nessuno, non so se voi o qualcun altro è stato intervistato, mi sembra che, come ha detto Roberti, è un autosondaggio, no, in questi casi. Io da voci so che uno dei nomi che abbiamo letto questa sera pare sia stato raggiunto da una telefonata a casa di questo sondaggio, però non lo dirò, so che uno dei nomi... Non so cosa vuol dire. Questo potrebbe chiarire il metodo anche con però, siccome non ho risposto in quella casa, non ho risposto io so uno di questi nomi letti stasera, tra quelli, pare a casa abbia ricevuto una telefonata. Ok, io mi chiamo fuori. Non ho ricevuto telefonata dalla Tolomeo Ricerche. Va bene, grazie Claudio, buonasera. Posso rispondere un attimo? Intanto mi fa piacere sentire questa telefonata. Non era un dire su tutta la linea, ovviamente, che c'è stato uno sblocco da parte di questa amministrazione, però su alcune tematiche, questo bisogna essere precisi, su alcune questioni c'è stato un cambio di passo grazie a questa amministrazione. Un esempio che piace o no è sicuramente la questione di Porto Vecchio, che adesso tutti sposano come una cosa molto importante, e bisogna ammettere che è stato anche grazie a uno dei nomi che abbiamo letto anche sondati nel sondaggio che abbiamo visto prima, che erano i nomi del centro-sinistra, del senatore Francesco Russo, che ha fatto un emendamento a livello nazionale, quindi poi recepito, si è riusciti ovviamente a far sì che sia stata sdemanializzata quell'area, e questo ci permette ad oggi ovviamente di poter progettare qualcosa all'interno di quell'area, che prima ovviamente era una parte sottratta alla città, e quindi di andare a coltivare quella che anche penso Roberto Cosolini, che negli ultimi interventi che ha fatto, anche quello di lancio praticamente della campagna elettorale dove era presente Cavarino, c'è questa vocazione marittima che c'è a Trieste, e quindi un recupero sia sul Porto Nuovo con i traffici, la manovra, ma anche sul Porto Vecchio di questa vocazione e questo legame col mare. Quindi c'è un disegno che non riguarda solo il comune, ma anche un buon dialogo probabilmente a livello di asse istituzionale di sinistra, che permette di sbloccare determinate quella notiziola che abbiamo dato noi stasera, diciamo il peso di Mitja Jaluz e Francesco Russo. Me lo fate rivedere, ragazzi, cosa voleva dire Babuda? No, siccome mi ha nominato l'asse dei pianeti, no? Così tutti allineati, dico, ma quest'asse del pianeta, ma non può occuparsi
delle cose concrete. Abbiamo visto prima il parco di Miramare. Ci siamo, cioè, se c'è quest'asse, noi abbiamo visto Cosolini, scusami, abbiamo visto Cosolini e tre ministri negli ultimi tre anni. Cosolini e tre ministri negli ultimi tre anni andare a fare gite, l'ultimo due mesi fa, e poi vediamo che il WWF non ha mai avuto una risposta dal soprintendente, che il comune tuo che elogi non ha mai avuto una risposta dal soprintendente. Impaziente. Siete abbandonati. Se ricordi bene, proprio la richiesta alla fine del comune, perché adesso non ha competenza diretta, sarebbe quella di avere competenza diretta. Sì, ma tu hai nominato tre assi, ma è stata bocciata. È stata bocciata. No, è stata l'ennesima bocciatura di una proposta di Cosolini, l'avere la disponibilità diretta della cura di quel bene. Ma se non è in grado di pulire le strade e i giardini, ma tu probabilmente sei fortunato perché stai nell'area della città presidente e vedi quello che metto. Ma i rioni sono stati abbandonati solo per correttezza. Aspetti Bressan, adesso lo faccio intervenire anche perché voglio farle rivedere quella grafica. Mi date di nuovo quell'SMS, ragazzi, scusate la regia. Io ho risposto al sondaggio, non so se è questo o un altro. È uno di quelli segretati allora dentro i cassetti. Questo è interessante. Se può telefonarci, cerchi di prendere la linea, adesso non so, purtroppo qua è un macello, però provi a prendere la linea. E aggiungo questo dato ancora una volta, lo facciamo rivedere: se queste sono le cifre che Tele4 è venuto in possesso, 27% sarebbe Francesco Russo, Mitja Jaluz 24%, non c'è partita con Cosolini, tema chiuso. Ma diciamo che di fatto, al di là delle cifre, che abbiamo detto che il sondaggio è qualcosa comunque di aleatorio, l'abbiamo detto che prima, l'ho detto anch'io come prima cosa che ho detto stasera. Al di là di questo, ovviamente, noi abbiamo è stato fatto chiaramente un'investitura su Roberto Cosolini, perché c'è l'assemblea del PD che ha votato, c'è stato un lancio alla fine ufficiale anche da parte della Presidente della Regione per la campagna di Roberto Cosolini, c'è stato anche l'evento che ricordavamo prima al Molo Quarto, dove c'è la parte proprio di continuiamo, quindi si partiva da quello che era il programma di mandato che ci aveva questa giunta, e quindi anche qual è la prosecuzione ovviamente per prendersi il tempo utile di poter intervenire in 10 anni ovviamente, perché c'è una parte adesso più programmatoria sicuramente, di cui avevo detto anche prima, c'è la parte anche esecutiva, ma c'è il bisogno anche di sviluppare quello che è stato messo in cantiere. Quindi io penso che questo risponde al di là dei numeri. Questo risponde, è ovvio che c'è anche la collaborazione di altre persone che stanno dando una grossa mano anche a livello di campagna elettorale. Su questo bisogna riconoscere anche a Francesco Russo, per esempio quello diceva prima Babuder, diceva ovviamente questo riportare al centro anche del dibattito Trieste città metropolitana con una raccolta di firme, adesioni. Questa sicuramente è stata una cosa che poi lo stesso anche Roberto Cosolini ha curato con altre iniziative in ambito morirà comunale. Lì così sentiamo un'altra telefonata da casa, ragazzi, vi chiedo perché sono scusare centralini. Sì, è già finita così questa già cosa. Finita adesso c'è l'impegno per la Triestina, visto ieri abbiamo raccontato che Russo si sta impegnando per la Triestina. Ora si impegnano su tutto. Mi pare strano di non aver visto Cosolini mettere le palle sull'albero di Natale. Che adesso l'abbiamo visto dappertutto. Quelle basse non le hanno messe perché c'è paura che le portino via. Purtroppo, c'è già qualcuno che ha decapitato la pecora. Comunque è meglio che dar calcio ai tabelloni stradali, no? Assolutamente, non l'ho mai condiviso. Non avrà mai da me un supporto in tal senso. Quello che fece di piazza, dice il Giro d'Italia. Allora, mai se c'è condiviso. Questa telefonata la sentiamo, ragazzi, fatemi sapere. Se no proseguiamo. Allora, tra pochi minuti, come vi dicevo, c'è invece Umberto Laureni, ingegnere Laureni, assessore all'ambiente, che ci dirà qualcosa sull'AIA. Molte cose che ancora non si sanno perché abbiamo letto ben poco. Chi ha fatto questi sondaggi? Cosolini con più del 40%, chi ci crede? Trieste ha bisogno di un sindaco con un buon piano per i prossimi anni, che sia vicino ai cittadini e mantenere le promesse. Lui in questa intervista, se l'avete vista all'inizio, dice chiaramente Di Piazza ha avuto 10 anni di tempo anche per realizzare. Eccolo qua, e io no, invece sono a metà, diciamo, ho fatto solo 5 anni. Anche lui ho risposto al sondaggio, così il sindaco naturalmente, Roberti poi vince solo se arriva un'invasione. Ecco, se arriva l'invasione Roberti vince e diventa sindaco. Immagino di migranti. Pronto, buonasera. Allora, vede che ho buone possibilità. Ah, perché dice che l'invasione c'è. Pronto? Sì. Buonasera, dica. Dico, qua c'è il momento di parlare del cooperativo operaio di Trieste, non sondaggi, non interessa. Già guardi signor, ho 92 anni, ho una grande esperienza di guerra, di campi di concentramento e si stupidi qua un anno prima di parlare del sondaggio, chi mi sarà, chi non mi sarà. Ma dai, per cortesia, se facciamo vedere ridicoli. Questo è il momento buono
per le cooperative di operai e risolvere, perché la Seracchianica ha 18.000 euro di Ciappare. L'ha perso, diciamo, con la Popolare, sì. Grazie, buonasera. Non so se si è perso le tante trasmissioni che abbiamo fatto sulle cooperative operaie, però giusto, è un tema, tra l'altro pochi giorni fa hanno firmato appunto gli ultimi 78 in mobilità che saranno finito la cassa integrazione da luglio, se non ricordo male. Grazie, buonasera, ha fatto comunque bene a ricordarci anche quel tema. Domani sera a proposito parliamo anche delle banche e avremo delle testimonianze in diretta, al di là dei 18.000 euro persi da Deborah Seracchiani, come ha annunciato al giornale pochi giorni fa in un'intervista a Luca Telese, perché appunto aveva delle quote in Popolare di Vicenza. C'è un povero Cristo che si è suicidato oggi. Ecco, e Banca Etruria. Per il cui caso è stato aperto anche un fascicolo, per fortuna, dico per fortuna, perlomeno per restituire un po' di dignità, perché abbiamo salvato, e siamo fieri, banche, abbiamo salvato e abbiamo un ministro, la ministra Boschi, una delle ministre che ha il più grande peso adesso, mi pare, che ha delle vicende familiari e che deve spendere il suo tempo a difendere il ruolo del padre all'interno di una di quelle quattro banche. Domani sera ne parliamo e avremo appunto anche le testimonianze di chi si è trovato in grandi difficoltà proprio per il decreto, diciamo, e la perdita di quote di queste banche. Morena, voleva intervenire? No, diciamo che lo spunto è questa telefonata di questo signore, perché penso che è un nostro dovere, e lo faremo penso nel prossimo tempo, prossime volte, di parlare veramente dei nostri programmi, perché alla fine noi parliamo di sondaggi, ci scanniamo e così colà, però penso che i cittadini e le cittadine vogliono sapere in realtà che cosa vogliamo fare, insomma, qual è il progetto. E io penso che una cosa, proprio da cittadina lo dico, non solo da coordinatrice di partito, consigliera, e penso che l'amministrazione, insomma, comunque i nostri programmi come centrosinistra, poi chiaramente dobbiamo adesso approfondirlo, insomma, noi stiamo lavorando per esempio come SEL su questo, però hanno questa visione, no, sulla città, perché bisogna avere una visione, insomma, un po' più lunga. E soprattutto, secondo me, la prima cosa più importante è avere questa grande attenzione per il tema del lavoro, no? Perché soprattutto per i giovani, cioè proprio l'altro giorno una giovane, tra l'altro telespettatrice vostra, mi ha fermato e mi ha proprio chiesto, mi ha detto, parlate di noi giovani perché noi abbiamo problemi, certo, di trovare un lavoro, certo, e stiamo lì cercando disperatamente uno, pur, come dire, laureata, che conosce le lingue. Cioè, quindi veramente ci dobbiamo impegnare, ma tutte le forze in campo si devono impegnare fortemente per questo, ma noi abbiamo, cioè, con questa visione proprio rispetto sicuramente al porto e a Trieste, città di mare, no? Non solo sul mare, ma città di mare, e anche con tutto il legame che ci può essere con i poli scientifici, eccetera. Anche a livello scolastico sono state fatte delle cose importanti, no? C'è questa nuova scuola, fondazione per il nautico, come la fondazione del Volta, che uniranno, cioè, mondo della scuola, sì, e professionale, allora, di chi è la riforma ITS, delle fondazioni? Perché non è una cosa realizzata, no, ho capito, adesso, cioè, ma non adesso l'ha fatta è stata fatta. Io, l'importante no, è che sia stata fatta. Perché? Che, chi, cioè, l'ha fatta materialmente? Cioè, allora, l'avranno fatto Gemini, la riforma? Va bene, hanno fatto la riforma. Per i tunnel. Però adesso è stata fatta in questo momento. Sì, in questo momento contenti, e su però determinati temi che sono importanti per la città. Sì, non è stata fatta così. Al contempo abbiamo perso le visite dei bambini. Intanto è stato fatto. L'insegnamento del WWF l'abbiamo perso. Ma perché l'insegnamento abbiamo fatto? Quando tutte le scolaresche ci andavamo anche noi da ragazzi, da bambini, andavamo a studiare. Ma perché adesso tu lo dai per perso? Perché tu lo dai per perso questo problema? Nei locali che adesso lo dai per perso scritti. Già? È già perso. Ma che è già perso? È in discussione, è un problema che si risolve. Ma si risolve, adesso basta. E comunque cosa c'entra? Io ti sto parlando del nautico, ti stavo parlando del Volta e sto parlando di un argomento che si chiama, si legge
Lega. Roberto, fatemi sentire Roberto Bressani. Che domani lo risolviamo. Domani lo risolviamo. Okay. Bene, grazie. Anzi, sono lo risolveranno loro. Lo risolveranno loro. Beh, oggi c'è stato un grande incontro. È fuori competenza della circoscrizione. Questo sicuro. È nella tua circoscrizione, penso. Io cerco, non nella mia. Mezza X sul se non sbaglio, almeno così, è della tua circoscrizione. Quindi ti impegni. Ti impegni. Sbaglio o è di competenza territoriale della tua circoscrizione? Mamma mia, difatti, due mesi fa, quando ho parlato dell'ulteriore degrado del parco, chiedevo solo quello. Ho visto invece un gran servizio su quanti dati, quanti turisti vengono a Trieste. Quello è stato l'impegno. Ci dopo sono, guarda, io ti parlo anche oggi, ragazzi, perché dopo parlo di cose come stamattina. Sono stato, alla fine. I programmi e il lavoro. SEL, mi pare Lauri, Giulio Lauri sia con voi, giusto? Oggi mi ha scritto un signore, anni fa, durante la campagna elettorale, quindi nel 2011, era andato assieme a Cosolini e a Marchigiani nel quartiere di Rozzol Melara a illustrare come si poteva intervenire sulla, sul risparmio energetico di tutte le case del latter, vero o no? Sì, sì, è una cosa, ecco, perché non vorrei neanche darti dati falsi. Oggi un cittadino mi ha detto, chiedi a chi di competenza dove sono questi lavori fatti a Rozzol Melara. Allora, ma dove sono? Non ci sono. Dove ci sono? Perché non c'è stato l'accordo con l'Atter. Però c'è stata la riqualificazione energetica. Dove c'è lo spazzamento delle strade? C'è il PAES, per esempio. C'è il piano energetico. È stato diluito. Lasciala parlare, se deve spiegare. Di un grado su tutti gli edifici pubblici e tutti quelli. No, non è stato fatto. Verrà fatto. Fermi. Allora, se deve spiegare, lo devi lasciare parlare. Chiedi che ti spieghi, ma quello lasci parlare. Fare tutto, perché puoi fare tutto in 5 anni, puoi farlo in 10. Brava, quindi non avete fatto neanche quello che avete promesso 5 anni fa. Ci vuole il secondo mandato, fermi, Roberti. Bravo. Secondo mandato se lo sognano. Io volevo tornare invece sulla telefonata che abbiamo sentito prima, perché è una telefonata drammatica e nella situazione di quel signore che è probabilmente un risparmiatore, parlava del risparmiatore Coop, purtroppo sono finiti migliaia e migliaia di persone, triestini ma anche tanti friulani, cittadini un po' da tutta dalla regione Friuli Venezia Giulia, per lo più chiaramente di Trieste. E, però anche qua il punto è che dobbiamo parlare di politica e di chi deve amministrare questa città, perché ricordiamoci sempre che se le COP, se le cooperative operaie sono finite come sono finite e quindi hanno chiuso la loro storia di decenni in questo modo, con un fallimento e con un assorbimento e con dei risparmiatori che ci hanno rimesso dei soldi propri, dei risparmi propri, ci siamo finiti perché nelle cooperative operaie hanno sguazzato per anni i partiti e per anni hanno sguazzato tanti di quei partiti che oggi si ripropongono alla guida di questa città. Sappiamo perfettamente che tra cooperative operaie e società controllate dalle cooperative operaie molto spesso venivano piazzati politici trombati, si usa dire così, da un'elezione, venivano sistemati da una parte o dall'altra, c'erano ex consiglieri provinciali, c'erano consiglieri comunali attuali, c'era un po' di tutto. E in tutta questa situazione, chiaramente, dove la politica è entrata per gestire in un modo quantomeno allegro quella realtà, è mancato totalmente il controllo della regione, che non aveva nessun interesse a controllare cosa effettivamente stava succedendo dentro quella realtà. Allora. La morale è stata che alla fine si è svenduto un patrimonio della città, perché cooperative Coop Nord-Est erano state interessate all'acquisto di cooperative operaie anni prima a ben altri prezzi, e alla fine se la sono acquistata dal commissario liquidatore. Questa è la realtà, e chi ci ha rimesso è la povera gente. Quindi anche quando parliamo di sondaggi e chi dovrà amministrare la città in tutti i suoi aspetti, parliamo anche di questo e fare in modo che non si ripetano più situazioni del genere. Telefonata da casa, pronto? Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Sono Fulvio Servo, il coordinatore provinciale di Italia Unica. Buonasera. Buonasera Marino, buonasera agli ospiti. Una cosa soltanto, ho sentito la Sabrina Moreno citare il PAES. Purtroppo ha fatto un autogol praticamente, perché il programma che è stato fatto di PAES da parte di Cosolini è stato rispettato forse per il 5% nella sua totalità. La sostenibilità ambientale
da parte del PD in questi 4 anni e mezzo di governo è stata pressoché quasi nulla. Senta Servo, le chiedo una cosa, visto che è coordinatore di Italia Unica, diciamo il movimento di Corrado Passera, fa bene a Cosolini, sì, a Di Piazza farsi vedere con Passera e Quagliariello, visto che attaccano la Lega e la Lega sarebbe la voce grossa del centrodestra in questo momento? Cioè, non credo che... Fino adesso le Passera e le Quagliariello hanno attaccato la Lega. Anzi, beh, Passera sì, sicuramente. Non c'è stata nessuna esposizione, Passera a Milano si candida come sindaco da solo e quindi non ha fatto per adesso nessuna alleanza. Quagliariello è praticamente, non è neanche un esponente di Italia Unica, ha aderito ad essere quasi un portavoce di Italia Unica al Senato. C'è solo il deputato Vaccaro che è entrato in direzione nazionale di Italia Unica. Quagliariello ha fatto, fra virgolette, lo speaker, quindi si porta quasi promotore dell'iniziativa di Italia Unica, delle iniziative territoriali di Italia Unica a livello nazionale. Quindi va bene. Da questo punto di vista qua non c'è nessuna esposizione e non c'è nessun contrasto con Lega come su un altro partito. Quindi grazie Serbo, la aspettiamo in studio, devo chiudere purtroppo. È così, grazie. Roberti. Grazie a lei. Si ricorda le dichiarazioni di Passera? Ne abbiamo fatte tante di dichiarazioni, poi si vedrà. Quando arrivò a Trieste lo intervistammo, tra l'altro insomma, non è che aveva speso parole... Non commenta. C'è un bene superiore che è quello di liberare questa città. 5 anni di malgoverno ci sono bastati. Purtroppo in questo momento viviamo la tragedia dell'allineamento dei pianeti, perché appunto hanno in mano ogni amministrazione, ogni punto di potere ce l'hanno in mano loro e stanno gestendo male questo potere. Morinetto, voi farete una lista cittadini con a sostegno di Cosolini, sono in lista 1? Beh, siamo ancora presto, cioè noi però vi impegnerete? Un impegno ci sarà sicuro, ma dipende dalle situazioni, dipende dalle opportunità, dai patti, è in costruzione, ma domani, vi ricordo, cioè, non usciamo coi fantasmi, noi usciamo coi fatti. Ancora definisce Di Piazza un fantasma? Finora sì, se non viene nominato ufficialmente è uno come lei, come me. Allora, fermi. Ringrazio voi che siete stati in studio. Domani, vi ricordo, alle 21 parleremo appunto anche di banche, ascolteremo dalla viva voce di alcune persone che hanno perso soldi all'interno di alcuni istituti, insomma, che hanno vissuto le difficoltà degli ultimi tempi, e affronteremo altri temi. C'è anche un dibattito sul PIL, se sono veri i dati forniti dalla regione, se quelli dell'Istat, insomma, sulla crescita o meno di questa regione, l'economia. Domani sera affronteremo queste cose. Ho visto ancora un altro sms sulla storia di Francesco, adesso ne parliamo, mi racconterete meglio di che cosa si tratta, così cerchiamo di affrontarla e seguirla noi di Tele4. Ora parliamo della Ferriera di Servola, ascoltate, perché dell'AIA non si sa nulla. Scopriamo qualcosa di più insieme. Come vi dicevo, il primo dato è che c'è una multa sull'inquinamento acustico che sta per arrivare alla Arvedi. Sentiamo l'ingegnere Laureni. Assessore Laureni, poco sappiamo e forse ancora meno ci abbiamo capito di quest'AIA. Che cosa ci può dire? Posto che il decreto deve essere ancora firmato, sì, io direi che il testo... Bene. È vero. Quindi lei ha capito perfettamente anche una certa esigenza di riservatezza in una fase in cui formalmente gli enti non hanno ancora sottoscritto il documento scritto, anche se il documento c'è, e credo nei prossimi giorni verrà inviato agli enti competenti, quindi provincia, comune, per la sottoscrizione. Io direi che tra una settimana potremo parlare di un'AIA approvata. Se lei vuole però qualcosa di più, immagino, qualcosa che riguarda il documento in sé, visto sì, che questi 6 punti, lei traduce una sensazione che credo sia molto diffusa. Innanzitutto partiamo da una mia sensazione, cioè che sicuramente rispetto all'esperienza passata, quest'AIA nasce con una consapevolezza da parte di tutti i protagonisti, quindi gli enti pubblici incaricati della valutazione, che è molto maggiore di prima. Cioè, c'è una consapevolezza del valore del documento, di cosa andiamo a proporre, sapendo che dobbiamo essere chiari, puntuali, e avere ben presenti quelle che sono oggi le sofferenze di Servola, che non possono essere limitate alla verifica del non superamento di certi limiti di legge, e sapere cosa siamo intenzionati a fare,
qualora l'AIA, nelle sue varie prescrizioni, non venga rispettata. Questi sono i punti fondamentali, no? All'interno di questo tipo di apprezzamento che io devo fare da parte di chi l'ha gestita, quindi da parte della Regione e degli altri enti che hanno partecipato, c'è chiaramente una consapevolezza che noi stiamo valutando un impianto che è in fase di continua evoluzione. Ed è difficile valutare qualcosa che cambia. Il sindaco, con un atto, io credo, importante che ha fatto pochissimo tempo fa, si è fatto interprete della necessità di garantire proprio questa fase super provvisoria, nella quale noi siamo chiamati a valutare un impianto che cambia continuamente. Da questo punto di vista l'esigenza di mantenere al di sotto di certi valori, ad esempio la produzione della ghisa, va in questa direzione. Noi diciamo, guarda che non ti concediamo più nessun assegno in bianco, devi ridurre la produzione finché non mi dimostrerai che sei in grado di aumentarla. Cioè, che loro tutti lo stanno facendo, stanno riducendo la produzione di ghisa. Siamo in questi giorni, quindi non abbiamo i criteri per verificarlo, perché ogni carro siluro viene pesato quando viene riempito di ghisa. E dobbiamo anche rispondere al fatto che non è vero che è un dato di facciata. Loro lavoravano sulle 38.000 tonnellate e stavano andando verso le 42.000, che se vogliamo il valore del mezzo milione annuo di tonnellate previsto dal piano Orvedi. Quindi non è vero. La cosa importante. Quindi li avete frenati in questo percorso per abbattere le emissioni. Okay. Perché sappiamo che oltre il valore di 34, l'esperienza di questi anni ci insegna che c'è un peggioramento netto delle emissioni. Quindi una cosa, emissioni che al momento sono per buona parte ed in alta percentuale di provenienza alto forno. Quindi questo è molto importante. C'è una sequenza logica. Ci sono tante polveri, sia sedimentate che sospese, nel corso di quest'anno, questo è un anno abbastanza critico. Per buona parte queste polveri hanno provenienza dell'alto forno. Sull'alto forno interveniamo per fare in modo che la principale sorgente attuale di polverosità per l'abitato di Servola venga mantenuta, ridotta e controllata. Le chiedo poi altre cose. Questa cappa funziona o no? Allora, la cappa, la cappa c'è. Perché io so che funziona a metà, mi è stato cappa detto. C'è, è stata installata, sta facendo continue sperimentazioni che abbiamo chiesto che non possano estese anche le ore notturne per problemi evidenti. Di rumore. Nel poi senso anche che un altro tema. Questo adesso, è un discorso che affronteremo con grande puntualità, perché va chiarito anche questo in modo molto preciso. La cappa è una risposta, io credo, dal punto di vista concettuale e tecnologico, condivisibile. Perché se ho una fuga diffusa, l'aspiro, impedisco che si diffonda nell'aria, diciamo. No? La sua efficacia, chiaramente, sarà testata nei prossimi mesi, tenendo conto che entro questo mese l'impianto sarà completato. Che vuol dire che potrà partire una fase, mi auguro abbastanza breve, di sperimentazione reale per vedere la sua efficacia, che mi si dice buona, che mi si dice che sta soddisfacendo quello che era l'ipotesi iniziale prevista quando è stato presentato il progetto, ma nel frattempo vale quella limitazione che abbiamo detto prima, che riguarda in primo luogo l'alto forno, che riguarda anche la coccheria. E che resterà come limitazione. Che finché non si andranno ad avere le garanzie che ci darà ARPA, che gli impianti sono stati completamente, come dire, completati, e fin tanto che non avremo l'evidenza dell'efficacia di questa realizzazione. Quindi, entro fine dicembre, diciamo, fine di questa sperimentazione della cappa, o meglio, dell'assemblamento diciamo totale, che sì, esatto, e avvio della fase sperimentale. Ecco, e marzo-aprile, appunto, questa verifica. Io mi auguro anche prima, nel senso che, come dire, è chiaro che la gente rimane deluso su questo ulteriore prolungamento, no? Però è chiaro che, come dire, il mio interesse è che, di garantire qualcosa che AIA o non AIA, perché noi l'AIA la diamo adesso e la cappa sarà pronta tra qualche mese, sia, come dire, veramente soddisfacente. E chiaramente l'elemento anche importante che noi abbiamo introdotto nell'AIA, che prima non c'era, era l'individuazione di certi parametri nuovi che saranno i più funzionali a farci capire se gli impianti vanno bene o non vanno bene. Cominciamo a definire, ad esempio, standard per le polveri sedimentate nel rione, che vuol dire che Ce ne possono essere più di un tot. Esatto, cominciamo a definire dei limiti anche per questo. Accettiamo integralmente il significato di via San Lorenzo in Selva. Cioè, cosa significa? Nel senso che finora è stato oggetto di grandi discussioni. Era accettato vale da alcuni enti, per altri era messo in discussione. L'AIA dice, guardate, usciamo da ogni ambiguità. Per quanto riguarda le polveri sottili è un indicatore di prestazioni, per quanto riguarda gli IPA, cioè il benzopirene, è a tutti gli effetti una centralina di riferimento. Quindi San Lorenzo Selva vale? Vale. A pieno? Per quanto riguarda il benzopirene, senza nessuna limitazione, perché la legge regionale dice che
deve essere gestito in termini di salute umana qualunque centralina comunque collocata intorno agli stabilimenti. Anche quindi, se appiccicata al cancello, diciamo. Anche se, attenzione, però, che vicino alla centralina sono delle case di civile abitazione, esatto. Siamo attenti su questo. Mentre, quindi è quella degli sforamenti maggiori, però, diciamo, no? Quindi, beh, gli sforamenti sono per le polveri. Le polveri, va chiarito una volta per tutte, che non posso utilizzare il limite dei 35 sforamenti annui di 50 microgrammi, però introduciamo un nuovo limite, che sarà un limite indicatore di prestazione. Ma finalmente si chiarirà che per quanto riguarda il benzopirene vale anche a livello di, come dire, di salute pubblica, e quindi se superiamo certi livelli devono scattare certi interventi. Però per le polveri non vale? Per le polveri lo usiamo come indicatore prestazionale. Quindi la gente, 35 sforamenti non sono più un limite per salvare. No, non, diciamo, credo che si possa più adottare quello. Abbiamo adottato un nuovo limite, un nuovo limite che prende atto del fatto che io devo usare quella centralina, la paga il comune, ho tutto l'interesse che venga usata in tutti i modi possibili, però con questa impostazione. Questa sarà la cosa più difficile da far accettare però ai cittadini allora. Ma i cittadini purtroppo avranno adesso la nuova stazione di Via del Ponticello, che sarà secondo me quella che risolverà per buona parte le problematiche collegate al problema della, come dire, della corrispondenza di una centralina nuova. Senza che abbia i limiti di via San Lorenzo in Sella. Quella misurerà tutti gli effetti, benzopirene, polveri, e nessuno potrà dire nulla su quello, evidentemente. No? Questo è un contributo nuovo che mettiamo assieme. Quando sarà pronta? Sta già lavorando. Sta già lavorando. In modo sperimentale sta già lavorando. Ufficialmente? Non lo so, mi auguro in tempi brevissimi. Questo non posso dirlo perché non lo so, però è già operativa, sta già lavorando, sta già sperimentando evidentemente i primi campionamenti. Queste, diciamo, sono quelle che lei definisce due conquiste all'interno dell'AIA. Poi ce ne sono anche altre. Altre quali? Ad esempio, parliamo di rumore, ecco, che fosse l'elemento più critico, esatto, di tutta la vicenda. No? I allora, cittadini dicono ultimamente è cresciuto molto, cioè sono, non si dorme sono, di notte. Sono molto arrabbiati e io devo dire la verità che ho cercato per le vie brevi di far capire allo stabilimento che se usiamo in modo massiccio le sirene, perché di notte io devo mantenere per sicurezza dei segnalatori, degli avvisi di allarme, che usino quelli ottici, se hanno gli stessi effetti. Quindi che cerchino di evitare quelle forme di disturbo palese, quale l'improvviso sibilo di una sirena, no? Perché evidentemente in molti casi non ce n'è bisogno. Così come ho chiesto evidentemente di sospendere di notte la sperimentazione sull'aspiratore, sì, collegato alla nuova aspirazione di Coccheria. Ciò non toglie che oggi come oggi noi abbiamo fatto una verifica del livello di rumore esistenti nelle case di civile abitazione di Servola, siamo chiaramente fuori dei limiti di legge, perché ci sono, non è che devono aspettare il piano comunale di classificazione acustica. Ecco. C'è un DPCM del 91 che in funzione dell'attribuzione di certe aree del territorio di Servola a determinate classificazioni rispetto al piano regolatore, area, come dire, di insediamenti urbani a bassa densità, sì, che corrispondono a una certa classe a livello di piano regolatore, sia quello già approvato, sia quello attualmente in fase di approvazione in Consiglio Comunale, con le quali evidentemente si dice che quell'area lì deve avere un certo livello di... Già adesso, non è che devono aspettare il nostro piano. Che non viene rispettato. Che non viene rispettato. Quanto dovrebbe essere? 60 dBA per il giorno, 50 per la notte. E sono sopra. Su questo 65. Sta scattando, è già scattata una sanzione, nei confronti dell'azienda per mancato rispetto di questi limiti. Ma è una cosa di questi giorni la sanzione? Certo, certo. Questo non si sapeva? No. È scattata una sanzione nei confronti dell'Arvedi. Ovviamente con invito a... Cosa vuol dire una sanzione? In che vuol termine? Dire che la legge prevede un migliaio, 1.500 euro, niente di particolare. No, però il segnale è molto chiaro, cioè, no? Anche perché il segnale si esposa all'evidenza di risanare questa situazione e l'AIA recepisce come interventi immediati da fare, quindi nei tempi più rapidi possibili, gli interventi di risanamento acustico dei 6 punti di emissione sonora che sono i più disturbanti rispetto agli altri. Quindi noi abbiamo un'evidenza della situazione, il collegamento già oggi puntuale tra la zona di Servola e la sua caratterizzazione rispetto al piano regolatore e quindi rispetto anche alla zonizzazione acustica esistente dal 91, non da oggi. In funzione di questa zonizzazione acustica abbiamo l'evidenza del superamento dei valori che sono previsti in queste zone, con il che evidentemente li possiamo dire... Ma che tempi devono avere per sistemare questo problema? Noi abbiamo chiesto un mese e mezzo. Per sistemare questi eccessi questi di rumore. Questi 6 punti in cui il rumore palesemente è più disturbante.
no? Per cui loro hanno l'obbligo di fare un piano di classificazione acustica, che vuol dire evidenzio le sorgenti e intervengo per risanarle. Ma noi diciamo questo piano ha dei tempi troppo lunghi, quelli che sono i palesi più evidenti punti di emissione di rumore deve intervenire subito. Quali sanzioni sono previste nell'AIA e chi le applica? Perché lei ha parlato di sanzioni anche, oltre a questa. Allora, esempio... l'AIA è un documento molto complesso, che è diviso in parecchi capitoli. Il primo riguarda, ad esempio, l'inquadramento dello stabilimento rispetto all'area di Trieste e l'inquadramento rispetto a tutte le leggi che regolamentano la materia, evidentemente. No? Dopodiché si va, evidentemente, a valutare... un altro elemento di assoluta novità, questa è una novità assoluta non solo a Trieste, e cioè noi introduciamo per la prima volta la valutazione di impatto sulla salute. Cioè l'AIA dice, se ci sono degli estremi che ci fanno pensare che ci possa essere un rapporto tra quello che si respira e la salute, Servola dirà, è ovvio. Beh, oggi questo diventa obbligo per tutti gli approfondimenti del caso. Quindi in qualche modo... si recepisce l'esigenza che a fronte di certe tipologie specifiche di emissioni misurate si debba fare tutti gli approfondimenti sulla salute umana. Questo elemento si chiama VISPA, cioè valutazione di impatto sulla salute a cura della pubblica amministrazione, che si fa carico di questo tipo di novità assoluta. Cioè il comune? Gli enti locali che fanno parte della conferenza dei servizi che ha dato l'AIA possono avviare approfondimenti a livello sanitario, evidentemente perché nello stesso momento in cui ci sono dei segnali di questo tipo possono partire con questi approfondimenti avrebbero già fatti, no? Cioè, lei, per sa il che, pregresso, lei sa che finora noi abbiamo riscontri non sempre omogenei su quello che riguarda il collegamento tra salute rispetto agli inquinanti ambientali. Vengono citati spesso lo studio Sentieri, lo studio EPIR2, tutta una serie di studi, anche alcuni recenti avviati per conto della magistratura sui lavoratori, che sono in qualche modo netti e chiari rispetto al rapporto che c'è tra esposizione e salute dei lavoratori. Sono, io dico per fortuna, non altrettanto chiari, ad esempio Sentieri non lo è assolutamente, sul rapporto tra esposizione dei cittadini di Trieste, compresa la zona industriale, e ad esempio alcune patologie tumorali. Questo per me è un bene, non è un male. No? Però quindi... però ripeto, questa attenzione nuova all'interno di un documento che si chiama valutazione di impatto, autorizzazione integrata ambientale, che quindi se vogliamo fa più pesare l'aspetto ambientale che l'aspetto sanitario, di un capitolo che impone l'attenzione agli effetti sanitari di questo stabilimento, è una cosa di grande novità. Senta, ingegnere, si ricorda l'ultima volta che è stato Ring, una delle problematiche emerse è per esempio come smaltire quelle polveri, no? Quei sassolini, quella polvere. Su questo... In che senso come smaltire? Cioè, dove le butto? L'umido, nel secco? Si ricorda quei sacchettini? Allora, per il momento la risposta può essere soltanto di gestirla come indifferenziato, ovviamente. Come indifferenziato. Però non è questo il problema è di qualificarla, perché dice giustamente Servola, non è un rifiuto urbano, non posso trattarlo come i rifiuti che io raccolgo nei diversi contenitori che ho di solito sotto l'acquaio o da altre parti, no? Questo è un elemento importante nel senso che la gente ci ha posto alcune domande delicate, questa è una, e io direi che la mia risposta è la prima che posso dare, ma ci stiamo ancora un po' lavorando, la seconda riguarda un aspetto altrettanto delicato che è come faccio per confrontarmi io, cittadina di Servola, con i miei nipoti, quando tocco, quando sono costretto a venire a contatto con questa polvere per pulirla, per asportarla da un tavolo, eccetera, eccetera. Anche su questo stiamo decidendo che tipo di risposta dare. Alcune risposte sono banali, tipo, non so, usa uno straccio bagnato, metti dei guanti leggeri, cioè, però vorremmo essere un attimino più precisi, soddisfacenti. Cosa non abbiamo detto dell'AIA che si può dire ancora in attesa di questa firma? Lei diceva tanti elementi nuovi. Beh, questi sono elementi di grande novità, attenzione, cioè nel senso che, come dire, noi chiediamo per esempio che, cioè il fatto già che il benzopirene rientra a pieno titolo, in modo molto chiaro, così come i recepimenti del mantenimento di una produzione controllata fino a, sono cose di grande rilevanza. Poi c'è una serie di altre cose che riguardano una maggiore attenzione, per esempio al rapporto con la gente, una ridefinizione del sistema di telecamere con cui controllare nel tempo le emissioni in qualche modo di difficile controllo, perché deve essere chiara una cosa, quello stabilimento
sarà disturbante e farà star male la gente anche se i limiti di legge sono rispettati, perché i limiti di legge valgono per le emissioni puntuali, camini, non sono disponibili per le emissioni diffuse. Sulle emissioni diffuse noi cercheremo di attuare quelle che siano le migliori tecnologie disponibili, che però recuperiamo da studi di enti di ricerca, che però sono applicabili a stabilimenti che sono moderatamente lontani dalle case. No? Quindi applicarli lì vuol dire che deve essere ancora più severo, perché in quel caso noi non siamo lontani dalle case, siamo vicinissimi alle case. E quindi questo è un elemento che ulteriormente rende di non facilissima applicazione l'AIA, ma perlomeno quest'AIA ha perfettamente conoscenza di questi problemi e cerca di risolverli. Per cui quando cominciamo a dire voglio avere degli indicatori immediati sul territorio, noi chiediamo ad esempio che il benzolo, che l'ARPA misura regolarmente e che misura oralmente, non nel senso parlando, ma ogni ora, no? Vuol dire che quello è un indicatore che mi dà immediatamente il polso della situazione. Molto di più che aspettare una media mensile, ad esempio, per sapere come è andato il mese scorso per le polveri. Quindi anche senta, assessore, le chiedo scusi un'altra cosa, ma queste sanzioni quindi le applica poi la regione o il comune? La regione, cioè, le applica ricevendole dai vari enti che hanno il compito di controllare mediamente l'impianto, che sono evidentemente ARPA e provincia per quanto riguarda... Cosa dice ai residenti di Servola, quindi? Quest'AIA? Io ai residenti di Servola non dico nulla. Voglio solo assicurare di una cosa. L'unica cosa che mi fa andare fuori di testa è quando la gente pensa che li prendiamo in giro. Io solo questo chiedo come rispetto da parte della gente, perché non è vero. Dopodiché, se abbiamo fatto una scommessa, come dire, estremamente azzardata, se, come dire, non saremmo riusciti laddove vorremmo riuscire per soddisfare tutti, questo lo si vedrà dopo. Però rassicuro la gente di questa serietà enorme. Segnalo che quando il sindaco ha deciso di ridurre la produzione ha fatto una cosa anche abbastanza innovativa, perché non è come dire, fai un'ordinanza, cioè, voglio dire, va meditata, pensata, va applicata, evitando che il giorno dopo ci sia un ricorso che te la fai immediatamente rimuovere, eccetera, eccetera. Quindi io dico alla gente, di questo dovete fidarvi, però sul resto io non vendo fumo a quelli di Servola, ci mancherebbe altro che vendessi fumo a quelli di Servola, e voglio dire proprio no, però ripeto, questa garanzia mi sento di dargli. Flash, è stata una discussione anche tesa o c'era la proprietà? Certo. C'era la proprietà. È stata una discussione tesa, certo, con loro? I rapporti adesso sono un po' più incrinati? No, io direi che la proprietà, ovviamente molte riunioni sono state soltanto degli enti di controllo. Noi presentiamo il lavoro prodotto quando il lavoro è già presentabile evidentemente anche alla proprietà che lo firmerà come noi, quindi in qualche modo è direttamente coinvolta. Io credo che... Non c'è rischio che l'Arvedi non la firmi, voglio dire. Penso proprio di no. Penso proprio di no. Arvedi, come dire, ha partecipato. Io raccomando sempre alla nuova proprietà di comunicare un po' meglio, perché loro avevano molte difficoltà per attuare un rapporto comunicativo di un certo tipo. Per cui siamo passati dal faremo la giornata in giugno dell'anno scorso, avrei tutti dentro con i bambini, eccetera, eccetera. Ha difficoltà di comunicare cose molto più semplici, evidentemente. Una cattiva comunicazione è micidiale in questo campo. Bisognerebbe portarli a riga, sono d'accordo. E, credo che, ripeto, se avrete ancora voglia di sentirmi, tra un po' di tempo ci risentiremo, perché l'AIA è un documento molto complesso, pieno di numeri, ma anche pieno finalmente di cose leggibili. La precedente AIA era molto complessa da leggere, ma anche molto complessa da attuare. Il problema infatti è questo adesso, questa è meno complessa da attuare, però lei dice. Secondo me è molto più, cioè abbiamo fatto tesoro di un'esperienza che è stata per una parte fallimentare. Perché era un'AIA non all'acqua di rose, diciamo, era un'AIA forse direi che è tutto meno che un'AIA all'acqua di rose. Questa è un'AIA pesante, applicabile, gestibile, comprensibile, controllabile. Ripeto, l'ultimo passo riguarda la consapevolezza che noi dobbiamo avere che se non si rispetta la legge prevede un certo tipo di reazioni, che sono una diffida, una seconda diffida, la riduzione della produzione, e qua il passo culturalmente difficilissimo, ma non impossibile, e ultimo la rimozione dell'AIA, quel che vuol dire chiusura. Questa consapevolezza, quando si dice l'AIA è un documento inefficace, lo è se noi vogliamo renderlo inefficace, se invece vogliamo usarlo nella sua interezza, è un documento che
può gestire questo stabilimento. Grazie ingegnere, buon lavoro.